Allora, premessa, il mujahideen che vedete oggi in aula con la barba lunga si chiama David Carollo. Tremendo. È il mio socio su Milano. Lui è il titolare della WeBranding Milano. È estremamente competente in marketing e comunicazione sul web, con laurea e master accanto. E oggi ci fa da disturbatore della lezione. Allora, nella precedente puntata abbiamo visto la storia dei motori di ricerca, abbiamo visto perché Google è diventato Google, perché Google ci può ritornare utile come visibilità per quanto riguarda le nostre aziende. Ho notato stamattina che con l'altra classe, mentre voi siete più orientati all'oliveto, l'altro va al castagneto. Quindi devo rimodulare l'oliveto. Allora, eravamo arrivati ad un tool che si chiama Google Webmaster Tool e poi ce l'avevamo fermati. Che cos'è Google Webmaster Tool? L'avevamo più o meno preannunciato, è un servizio gratuito che potete utilizzare quando volete, basta avere le credenziali di Google, quindi una semplice mail chiocciola Gmail. La videata che che trovate è questa qui, ovviamente. Per trovare il tool basta scrivere Webmaster Tool, ci ho messo anche una più, cliccate qua sopra, si apre una pagina di login, effettuate il login, quindi inserendo un utente e password, arrivate in questa schermata qui. In questa schermata ci sono e ci saranno tutti i siti web che voi gestite. In questo caso questa qui è la mia, e per ognuno di questi siti Google vi darà delle informazioni che sono quelle che abbiamo visto nella precedente lezione, quindi delle informazioni di sicurezza, delle informazioni di miglioramento per quanto riguarda il codice del sito che avete implementato e altre informazioni che adesso vedremo bene nel dettaglio nella pratica. Allora, per aggiungere un sito è molto semplice. Basta ovviamente cliccare sul pulsante aggiungi proprietà, lui vi chiederà un URL, quindi l'indirizzo web del vostro sito che andrete a creare, fate continua e Google vi darà un file. Questo file il vostro webmaster dovrà caricarlo all'interno del sito web in modo da certificare a Google che effettivamente siamo i possessori del sito, che quindi non stiamo cercando di vedere le statistiche di un altro sito. Fatto questo, poi ve lo ritrovate qua sopra e dopo 24 ore circa Google vi fornirà i primi dati statistici del vostro sito. Allora, apriamone uno. Per far condicio, stamattina abbiamo visto un altro villaggio, adesso ne apriamo. Allora, questa qui, cliccando sul sito, questa è la videata che vedrete voi. Qua sopra siamo nella dashboard, quindi nella bacheca. Qua sopra potete vedere delle informazioni salienti che vi trasferisce Google e delle altre piccole informazioni nel caso in cui avete dei problemi. Quando vedete tutto verde vuol dire che è tutto a posto. Nel dettaglio, prima voce di menu, messaggi. Allora, qui Google ti dà tanti messaggi, per esempio qui dice Google Bot, che è il nome del motorino di Google, quel motorino che scandaglia la rete e passa a trovare il vostro sito internet, ha rilevato un aumento di errori del server sul sito di ciò che si è fatto. E ovviamente questi errori possono anche essere dovuti, nel senso che nel caso in cui voi avete trasferito il vostro sito o l'avete implementato con un'altra piattaforma, Google non troverà più le pagine del vecchio sito, bensì le nuove, però vi dirà guarda che sto cercando di trovare le vecchie pagine ma non le trovo più, quindi è un alert che vi dà. Allora, andiamo nelle parti più serie. Dati strutturati. Li abbiamo visti i dati strutturati, che sostanzialmente sono lo schema.org che abbiamo fatto vedere nella precedente lezione. In questo tool lui vi fa vedere
tutti i dati che lui ha trovato all'interno del sito. Su alcuni ci possono essere degli errori, vi dice quanti sono gli articoli che ha trovato, perché gli abbiamo detto tramite italischema.org qual è l'articolo, sa che stiamo parlando di un hotel, i bread li vediamo più avanti, all'interno del sito sa che stiamo parlando di un local business e altre informazioni che abbiamo visto nella precedente puntata. Se avete domande, Roberto Vali, chiedete. Allora, questo qui lo sappiamo perché non lo abbiamo visto e non lo vedremo perché è una cosa estremamente tecnica. Andiamo a vedere l'evidenziatore dei dati. L'evidenziatore dei dati non fa altro che dirvi le stesse informazioni dei dati strutturali, quindi l'implementazione dello schema.org, che lui ha trovato all'interno del sito in modo più dettagliato. Ci entriamo dentro. Fa un caricamento della pagina e lui dice: perfetto, io ho scansionato questa pagina di questo sito web e ho ricavato che stiamo parlando di nome Vaticano, questo è scorretto, l'indirizzo che c'è qui, telefono, gli orari d'apertura non sono comunicati, la categoria è villaggio residence, questa qui è l'immagine saliente del sito, eccetera. Quindi, per tornare un pochino su quello che ci eravamo detti, come vedete prende anche le recensioni del sito. Utilizzando lo schema.org voi potete far capire a Google tutti i dati salienti del sito, in modo che lui possa capire a livello logico di cosa stiamo parlando e quindi restituire dei risultati di ricerca. Ho fatto un esempio stamattina che vi vorrei riproporre. Utilizzando lo schema.org, mi dite un attore? Niente? Dai, fammi luce. Una luce? Perché sono più amanti del cinema, statisticamente. No? Johnny Depp? Vai. Allora, vedete come il risultato di ricerca di Google è cambiato? Non vi dà più la pagina bianca con la lista degli URL, bensì vi dà questo qui che si chiama slideshow, dove all'interno ci sono tutti i film che ha fatto Johnny Depp. Come fa Google a prendere queste informazioni dalla guida di ricerca che ho fatto utilizzando il schema.org? Anche con il vostro sito potete avere questa enorme visibilità utilizzando gli schema.org, quindi al posto delle copertine dei film ci saranno direttamente i vostri prodotti. Quindi immaginate già che potenza di visibilità che avrete sul web utilizzando lo schema.org. Allora, torniamo a quello che sta sulla. Miglioramenti dell'HTML. Qui lui vi dice, guarda che scansionando tutto il sito, secondo me se apporti questi accorgimenti io ti premio e ti faccio salire sui risultati di ricerca. In questo caso ci sono 10 descrizioni del sito che sono identiche. Su un sito di queste dimensioni ci può stare, perché quando lavorate con un CMS, con un sito software, chiamiamolo così, come può essere PrestaShop per fare l'e-commerce o altri, hanno spesso all'interno delle pagine che devono essere necessariamente duplicate e Google se ne rende conto. Però è anche vero che ogni tanto faccio una passeggiatina qui e vedere quali sono, non può altro che farvi del bene. In questo caso qui c'è questo qui, perché sono duplicati? Perché è il blog e sul blog ci sono 10 pagine. Ovviamente essendo il blog, la pagina del blog porta sempre il titolo blog e poi man mano che uno cammina pagina per pagina il titolo resta sempre quello. Altro aspetto sono i site link. Allora, questo tool ci consente di fare una cosa. Vediamo innanzitutto che cos'è un site link. Allora, facciamo un'altra query di ricerca. Oggi ho fatto castagne, adesso facciamo olio. Quindi, qua si è pensato.
e vediamo che c'è. Niente di buono. Non c'è un sito con il sulle castagne si dice castagne. E non c'è più. Buona cosa. Senza. No. Allora dico, per castagne cosa? Ecco, ho messo solo castagne. Allora, come vedete, il risultato di ricerca tra questo e questo è diverso. Qui ci sono, c'è qualche informazione in più, ovvero ci sono questi link che voi potete cliccare, che vengono detti side link. In pratica Google cosa fa? Passa all'interno del vostro sito e in modo automatico rileva quelle che sono le pagine più rilevanti di tutto il sito, se le va a mettere direttamente qui. Questo aumenta notevolmente la vostra visibilità, perché io utente ho la possibilità di entrare direttamente nella pagina che mi interessa senza dover passare necessariamente dalla home. Però è anche vero che a noi un side link che Google ci mette qui in automatico può non piacerci, quindi possiamo richiedere a Google la rimozione. Per fare la rimozione ritorniamo su Google Webmaster Tool, scriviamo qui l'URL che vogliamo rimuovere e lui dopo 24 ore ce la toglie dei risultati. Andiamo avanti. Altro aspetto fondamentale. Google ha lanciato da 3 settimane a questa parte questa funzione che si chiama AMP, Accelerated Mobile Page. Che cosa sta succedendo? Sostanzialmente circa il 51-52% delle visite che arriveranno sui vostri siti provengono da dispositivi mobile. Ora, se voi fate un sito molto carino, con innovazioni tecnologiche che ci sono oggi, molto probabilmente risulterà però molto pesante il caricamento. Questo finché siamo a casa davanti al nostro computer può andare bene, comunque abbiamo una bella connessione per il computer potente, eccetera. Quando però si vistano da mobile, i problemi sono tanti. Uno, perché il caricamento è più lento, perché comunque la connessione, anche se è di tecnologie 4G, eccetera, va sempre comunque un pochino a scatti. Però la saturazione delle risorse del dispositivo è molto più semplice da raggiungere. Quindi Google, altro aspetto è che ovviamente se avete un sito che pesa 4 mega, per essere proprio bassi, chi andrà a visitare il vostro sito da smartphone ovviamente vi manderà una pseudo bestemmia, perché ovviamente ciascuno di noi ha una capacità di giga al mese o a settimana in base al vostro operatore, e poi con un sito pesante già viene consumato un po', quindi già lo indispettite. Google cosa ha fatto? Ha lanciato questo servizio che sostanzialmente va a prendere il vostro sito e ne crea una copia molto più leggera, togliendo tutte le parti superflue che lo appesantiscono. È molto semplice utilizzarlo, basta cliccare su inizia ad utilizzare AMP, lui si va a prendere il sito e ne crea una versione mobile. Da computer normali voi non vi accorgerete di nulla, da computer, da smartphone invece avrete una versione estremamente ridotta e molto più veloce. Andiamo adesso a vedere le statistiche sul traffico di ricerca. Analisi delle ricerche. Allora, qui Google vi dà un'analisi delle visite che raggiungono il vostro sito tramite Google, quindi non prende in considerazione altre visite che vengono da altri social network, da campagne in genere. Vi fa vedere più o meno quante sono le visite sul sito e poi vi fa vedere con quali parole chiave gli utenti vi hanno ricercato su Google e con quali sono arrivati ovviamente a cliccare, quindi a raggiungere la home del vostro sito. Come vedete poi fa una classifica e vi dice per esempio che le persone che hanno scritto villaggio tramonto su Google
sono quelle che hanno cliccato di più, scendendo poi via via, per esempio come il villaggio Capo Vaticano. Ok, allora, stavo guardando Google Analytics e eravamo arrivati nel sottomenu comportamento. In questa voce di menu Google ci dice come si comporta l'utente all'interno del nostro sito. Andiamo a vedere la panoramica. A posto? Vivo. Vivo? Niente manovra di Viner? Allora, il comportamento ci dice qual è la pagina per esempio più visitata, ci dice che il 16% dei visitatori, non è il 16% dei visitatori, sì, 16% dei visitatori, accede alla slash, che vuol dire la home del sito, cioè nessuna pagina. La pagina poi più visitata è chiavi auto, segue contatti, segue categorie prodotti chiavi automobili, poi segue la Fiat, duplicazione chiavi Peugeot, eccetera. Quindi noi già con questa reportistica siamo in grado di capire quali sono le pagine del nostro sito che sono maggiormente visitate e regolarci di conseguenza. Ad esempio, se notiamo che in questa pagina chiavi auto è una tra le più visitate, ci mettiamo un bel pulsantone grande, per esempio acquista questo prodotto, più scrivono. In quel modo il processo di acquisto diventa molto più fluido e riusciamo a veicolare le persone dove vogliamo. Flusso di comportamento, questo è molto carino, se non fosse per il proiettore. Allora, in pratica da qui lui ci viene a dire le persone che tragitto fanno nel sito fino ad arrivare alla parte rossa che vuol dire l'uscita. Facciamo un esempio. Prendiamo per esempio da qui, le persone sono entrate sul sito con l'indicazione chiavi auto Peugeot, molte di queste sono andate in una sottocategoria con l'indicazione chiavi auto Peugeot e poi escono. In questa fase loro, cosa fanno in questo sito specifico? Loro raggiungono direttamente dai motori di ricerca la marca della chiave che gli interessa, vanno nella pagina dove convertono in acquisto, fanno la richiesta di acquistare il prodotto per il servizio e poi escono. Verosimilmente, per quanto riguarda un e-commerce, il processo è molto simile, nel senso che le persone entreranno all'interno di una home e andranno in una pagina prodotti, andranno nella pagina di dettaglio del prodotto, acquista, uscita. Perché c'è utile questo grafico qui? Perché tanto meno sono i passaggi, tanto più è efficiente il processo di acquisto. Quindi una regola non scritta dice che una persona deve poter acquistare un prodotto in massimo 3 click, anche se probabilmente si sono ridotti a 2 negli ultimi. Quindi utilizzando questo prodotto dovete vedere se una persona può, attraverso la navigazione del vostro sito, in 2 click riuscire a comprare direttamente il prodotto e poi successivamente ad uscire o comunque ritornare indietro in un altro processo di acquisto. Da qui possiamo vedere anche altri parametri, per esempio i social. Per esempio ci dice che le persone che provengono da Facebook sono andate esclusivamente tutti sulla pagina Enom, probabilmente perché la campagna pubblicitaria che è stata fatta su Facebook non è stata su uno specifico prodotto, bensì sul sito come brand, insomma come marchio. Vediamone un'altra. Sì, anche Twitter, LinkedIn e Blogger vanno tutti nella stessa direzione, quindi nella home. Not set sono le parole chiave che Google non ci fornisce, che quindi non abbiamo informazione, ma vediamo che si distribuiscono anche direttamente nelle pagine interne del sito e non più nella home. Allora, altra, questa qui non ve la faccio vedere qui, le conversioni, ve la faccio vedere su un altro sito.
dove sono state impostate. Allora, lui qui sostanzialmente, queste qua sono tutte le conversioni su un sito di un villaggio turistico. Ci dice ovviamente che intraprendendo una campagna di per esempio 100 euro, quanto siamo riusciti a guadagnarle. Scendendo giù, noi abbiamo impostato una metodica e lui ci dice che, per esempio, ricevendo 1968 visite, l'azienda è riuscita a guadagnare 4.452 euro. In questo caso 1.968 viste a fronte di una spesa di circa 250 euro. Quindi è ovvio che per me che sono un marketer o per voi che sarete aziende, avere i dati alla mano vi consentiranno di capire se le vostre pubblicità sono effettivamente producenti o meno. Poi vi dirà anche quali sono le pagine che creano la conversione. In questo caso qui sembra aramaico, in realtà sono dei periodi di soggiorno. Ad esempio, questo qui ha prenotato una vacanza dal 6-8, quindi dal 6 agosto fino a, se ci clicchiamo sopra, c'è anche il periodo che serve quanto. E ovviamente voi da qui voi potete capire qual è il vostro prodotto che viene venduto di più e quale viene venduto di meno. Questo vi aiuterà a capire, per esempio, se sul prodotto dovete aumentare il prezzo, diminuire il prezzo, oppure se un prodotto che voi riteniate sia comunque degno di nota, va migliorata la comunicazione, perché magari le persone non ci riescono ad entrare, quindi non affrontano il processo di acquisto. Sostanzialmente da qui voi dovete porvi delle domande. Dovete uscire fuori e dire come mai le persone acquistano di più questo prodotto e non questo, e trovare l'inghippo che vi piace. Allora, poi dice che le conversioni vengono fatte dal 51% di chi effettua acquisti su questo sito viene da Google, organic vuol dire dalle ricerche normali di Google, quindi capite quanto è l'efficienza di stare ai primi posti nei risultati di ricerca. Google CPC sono le campagne a pagamento per click, che vedremo durante il corso, che sono il 15-35%, quelle dirette il 10%, da un sito che si chiama proprio.biz, dalle newsletter arriva il 5%, poi c'è Bing, Facebook e un altro sito. Prego. Ma se uno decide di fare percorso di crowdfunding, Sì. cioè ovviamente come se ci parlano fondamentale, No, sul crowdfunding ci sono altre piattaforme, non sono propriamente quelle delle commerce. Io nello specifico come esperienza personale, per esempio, ne sto realizzando uno per una cooperativa di ragazzi che vogliono sostanzialmente prendersi 2 km di una strada turistica e la vogliono pulire perché il comune, tanto per cambiare in Calabria, non se ne prende carico. E loro cosa vogliono fare? Ognuno di loro presenta un progetto e il crowdfunding poi come loro entreranno su questo progetto e chi gli piace quel progetto lì può pagare tramite PayPal o carta di credito e dare una donazione che vuole. Però non è un e-commerce. Tra l'altro ha anche una disciplina economica diversa, diciamo che non si applica tanto bene a quelle che sono le aziende, perché comunque tu vai ad avere reddito, cioè tu hai un progetto, facciamo un esempio, di piantare 1.000 piante di olivo e vai a cercare dei cofinanziamenti. Il problema è che tu per il fisco ricevi dei finanziamenti che però non riesci a giustificare nell'immediato, essendo un'azienda. Non gli puoi dire io ho un progetto, intanto prendi i soldi e poi vediamo. Gli devi comunque giustificare come reddito e come azienda dovrai mettere fattura. Mentre invece per le onlus o per le cooperative è un discorso diverso, perché loro creano budget che poi devono destinare come vogliono loro, quando vogliono loro, l'importante è che nella rendicontazione siano sempre pari a zero.
Però le piattaforme anche a livello tecnico sono estremamente diverse. Non mi ricordo se ne è ancora in fase di realizzazione. Forse è un sistema che funziona di più in Europa che No, ma funziona bene anche in Italia. Il discorso è che la burocrazia a noi ci limita parecchio, sì. Allora, qui, per esempio, prendiamo questa branca perché magari è un discorso che vi potrebbe interessare anche a voi. Sostanzialmente, qui loro possono o ricevere una donazione o diventare soci della cooperativa, oppure costare la laurea per diventare associato, oppure promuovere la propria attività sul sito, quindi dare un compenso per cui viene utilizzato la cooperativa. Per quanto riguarda i progetti, per esempio, c'è questo qui. Che è stato effettuato, quindi ormai arriva a zero. Ok, adesso per esempio c'è questo qui, di comprare uno specchio stradale. Il Ma c'è un con budget limite cioè, oppure... 43 euro è il con, quindi raggiunto 43 euro la cooperativa compra lo specchio. È stato Sono no, 13 0%. giorni. Sì, tra 13 giorni scade. E quindi poi man mano che le persone pagheranno, questa qui si riempie la parete in automatico, E se non arrivano i 40 13 se giorni... non arrivano loro poi possono o restituire i soldi tramite PayPal facendo il rimborso oppure utilizzare i soldi per altri progetti. L'importante è che giustificano la spesa, cioè loro se loro entra 100 deve uscire 100, però ti ripeto, per le aziende è un discorso. No, ma nessuno in Italia comunque. Per le aziende no. Davide, tu sai Ripeti. qualcosa? Crowdfunding applicato alle Sì. aziende. Tu sai qualcosa? Conosco delle piattaforme, qual è la Sì, domanda? no, piattaforme sì. Se un'azienda può fare crowdfunding. Se è un progetto, sì, E secondo come lo me sì. giustificano all'entrata? Non so, però comunque un progetto no profit può Eh essere affrontato sia da aziende for profit che no sì. profit. Un progetto no profit sì, però Sì. un'idea di business no. Come invece succede invece negli Stati Uniti, ad esempio, anche in Inghilterra. Vabbè, su Kickstarter, per esempio, che è la piattaforma più, una delle più famose, ci sono sia progetti a sfondo sociale che puramente Sì, imprenditoriale. però hanno una burocrazia diversa che gli permette di ricevere fondi senza doverli giustificare nell'immediato. Questo può La essere. differenza è Sì, quella. sì, Mi sì, sì. ricordo che c'era quella ragazza che aveva inventato una stampante per fare le unghie negli Stati Uniti, aveva beccato tipo 130.000 euro per del genere e poi è sfondato. Una stampantina, mi ci mettete le unghie per poi avanti e vi esce l'unghie come volete voi. Infatti il disegno al computer e vi esce l'unghia Saranno che contente le estetiste. sarà. Ok, questo l'abbiamo visto. Allora, ci sono domande per quanto riguarda Google Analytics? Qualcosa mi chiede buono. Tutto chiaro? Il troppo silenzio mi spaventa sempre. Ok. L'abbiamo visto. Allora, i ragionamenti che voi dovete fare da Analytics, riuscirete, man mano che avrete dei dati sulle viste del vostro sito, a raggiungere i tre dogmi che vi preannuncio io per il webinar. I tre dogmi sono questi qua. L'utente è pigro, sappiatelo.
Quindi il vostro sito deve essere immediato. Ve l'avevo già detto, è inutile fare siti con testi enormi. L'utente ci vuole perdere pochissimo tempo per affrontare un processo di acquisto. Quindi, tanto più voi realizzerete un sito ben strutturato che ti consente di effettuare un acquisto in pochissimi passaggi e che dia le giuste informazioni, tanto meglio sarà per voi. L'utente è scemo, sappiate anche questo, perché comunque l'utente non è quello che ha progettato il sito, quindi ciò che è ovvio per noi non è per lui. Esempio, arriva spesso e volentieri da me che mi dice l'azienda mi dice voglio fare un e-commerce ma che sia innovativo, non deve essere solo un e-commerce. Purtroppo è bello da pensare l'idea innovativa, ma non è applicabile perché le persone in un e-commerce sono già abituate in un processo di vendita, cioè loro già sanno che a sinistra avranno la barra dei filtraggi, che in alto avranno il menu e che nel centro avranno la scheda dei prodotti. Si può realizzare qualcosina di lievemente differente, però spostarsi proprio con progetti estremamente originali si ha un effetto contrario, per quanto può essere bello, però non è produttivo, perché l'utente sostanzialmente si abitua ad un processo di acquisto sugli e-commerce e mantiene quello schema lì. Infatti, se notate, tutti i principali e-commerce, parliamo di Amazon, eBay e altri, hanno tutti lo stesso schema. Filtraggio a sinistra, tabella centrale con i prodotti, menu sopra, il footer in basso e poi sulla scheda prodotto, prodotti correlati, la scheda tecnica, il prezzo, cioè è quello lì. Quindi capite come creare una campagna di efficienza vuol dire competere anche contro big player di settore, cioè stare lì sopra spendendo di meno. Siamo. Allora, come abbiamo strutturato gli annunci? Andiamo su bambini, per esempio. Allora, abbiamo creato diversi tipi di annunci, alcune con un costo, quindi 10 euro per esempio a persona al giorno, in altre dove c'è scritto da noi giochi e tranquillità, insomma ci siamo divertiti a crearne una decina di annunci e dopo 48 ore abbiamo visto qual è quello che rende di più, ovvero quello che ha un tasso di conversione. Un tasso di conversione più alto. Ad esempio, questo qui ha avuto un tasso di conversione del 5,62%, e gli altri erano all'ordine del 3,54, 3,51, 3,58, eccetera. Che cosa ne viene fuori? Che io devo mantenere attivo l'annuncio che mi ha generato più visite e che quindi mi sta facendo pagare di meno perché decide più aiutare. Nella fattispecie l'annuncio che ha funzionato è questo qui, villaggio per bambini, fronte mare, trattino, spiaggia privata, punto esclamativo, top, scritto in acronimo tutto grande, per famiglie con bambini. Ovviamente tutti gli altri che non producevano li abbiamo messi in pausa, quindi se li vedete sono in grigio più chiaro. Di conseguenza ci è rimasto attivo solo l'annuncio che rende di più. Questo strumento qui ci è utile non solo per fare pubblicità, ma anche per capire se le nostre idee si stanno muovendo bene. Vi faccio un esempio. Mi sono occupato di recente di una notissima azienda della zona che vende prodotti relativi all'energia. Questa azienda ha ingaggiato un grafico. Hanno detto perfetto, facciamo la campagna sui giornali, sui quotidiani e poi anche sul web se ne occuperà Simone, però noi facciamo la grafica. Allora hanno detto dobbiamo vendere sostanzialmente pannelli solari e pannelli fotovoltaici. E allora hanno detto basta fare vedere il pannello fotovoltaico oppure il pannello solare, facciamo vedere dei testimonial, questa era l'azienda grafica, facciamo vedere dei testimonial. Per trasmettere un'emozione che le persone provano nel comprare i nostri prodotti. Io sostanzialmente cosa ho fatto? Ho fatto un A/B test, ho utilizzato le loro grafiche con le persone, sostanzialmente c'era una ragazza per esempio di Chiaravalle che
che diceva io consumo di meno perché utilizzo l'azienda X e Y, oppure c'era un vecchietto che diceva io questo mese ho risparmiato X euro perché utilizzo la linea dell'azienda XY. E poi un altro me lo sono fatto io e ho rimesso il pannello. È uscito fuori che dopo 24 ore, sull'annuncio dove c'era il pannello grafico, dove tu vedi quello che vai a comprare, avevano cliccato 721 persone, mentre invece su quelle dove c'erano le persone eravamo nell'ordine di 5-10. Quindi sostanzialmente da lì è uscito fuori che il grafico aveva sbagliato la sua idea. Cioè, è uscito fuori che l'idea sua va bene quando abbiamo un prodotto immateriale, come può essere il gas o la luce. Perché vedere sempre il fornello, il traliccio dell'energia, vale o non vale. Però quando andiamo a comprare qualcosa di fisico, dobbiamo vederlo. E tutte queste filosofie di marketing che vi possono uscire anche a voi sono dimostrabili empiricamente utilizzando le campagne, perché poi parliamo di numeri, quindi nessuno vi potrà dire che non è vero. Ok? Detto questo, andiamo a vedere cosa è successo con le parole chiave. Allora, le parole chiave le abbiamo viste e queste qui sono quelle che gli abbiamo fornite noi. Adesso possiamo andare a vedere le parole chiave invece che hanno inserito gli utenti. Per fare questo, selezioniamo tutte le parole chiave che abbiamo fornite noi e facciamo 3.000 di ricerca. Google adesso ci sta dicendo quali sono le reali parole che gli utenti hanno inserito e hanno trovato una. Perché è importante questa schedina qui? Perché, come vi dicevo prima, può uscire se voi, per esempio, mettete la parola chiave olio calabrese, qualcuno qua sopra vi potrà uscire fa male. La parola fa male. In questo caso qui, si utilizza un'altra libreria che fornisce Google, che sono le parole chiave a corrispondenza inversa, ovvero voi gli dite: voglio che il mio annuncio esca quando ci sono questa parola, questa parola, questa parola, ma non quando ci sono questa parola e questa parola. E vi faccio vedere la libreria che nel tempo è stata creata per questo sito. Si va in libreria condivisa e parole chiave a corrispondenza inversa. Allora, ci sono innanzitutto comuni. Perché comuni? Perché se una persona va a scrivere villaggio vacanze, ovviamente non voglio che si attivi il mio annuncio di villaggio vacanze sia a Capodichino, perché uno che va su Google a cercare villaggio vacanze a Rimini già ha idea di voler andare a Rimini. Quindi sostanzialmente abbiamo creato un database di 10.213 comuni dicendogli a Google voglio che il mio annuncio esca con villaggio vacanze, ma non quando ci sono questo elenco di altre parole che sono i comuni, in modo che tutte quelle parole lì non compaiono. La stessa cosa abbiamo fatto con le province, quindi l'esclusione della provincia di Vibo Valentia, con le regioni, quindi 20 regioni perché esclusione della Calabria. Qui siamo sul marketing russo, quindi con parole che se vi faccio vedere sono in aramaico. E poi c'è un'altra che è il generic out of range, altre parole che sono uscite fuori. Per esempio, quando uno mette villaggio sul mare Adriatico, non voglio cash perché è sul mar Tirreno. C'era uno sull'Africa, probabilmente pensava di venire in Africa. Cos'è? Aereo. Aereo perché sostanzialmente adesso non mi ricordo perché è stata inserita, però probabilmente qualcuno avrà inserito una chiave di ricerca, per esempio, villaggio vacanze raggiungibili con aereo. Il problema qual è? Che tu stai andando a cercare un villaggio vacanze, ma stai anche andando a cercare la possibilità di viaggiare con l'aereo. Quindi non è il sito della struttura che tu stai cercando, ma stai cercando sostanzialmente un aggregatore di vacanze, come Flyradar o altre robe del genere. Ovviamente a voi sembrano tante, dice, ma alla fine
togliamo talmente tante parole che poi non troviamo nessuno. No, in realtà stiamo schematizzando molto dettagliatamente solo gli utenti delle persone che ci vengono a Gemio. E che quindi se 100 persone cliccano sull'annuncio, il 7% converte in prenotazione. Il che vuol dire che se noi spendiamo circa 300 euro su una struttura del genere, abbiamo, spendendo 300 euro, intorno ai 10.000 euro di fatturato. Quindi ovviamente conviene. Se invece io gli lascio tutte queste parole qua aperte, lui sostanzialmente andrà a spendere un 7-8.000 euro per guadagnare 10.000, quindi spende molto di più e guadagna molto. Ok, allora, ovviamente quando non conosciamo un settore merceologico possiamo utilizzare questo strumento qui, sotto strumenti, ed è strumento di pianificazione delle parole chiave. Allora, facciamo adesso questa prova, perché noi possiamo solo ipotizzare quello che gli utenti vanno a ricercare su internet, ma in realtà non sappiamo quali sono le vere parole oppure che cosa vanno cercando. Quindi noi qui in questo settore qui andiamo a mettere, per esempio, olio Calabria in tutte le località, oppure per esempio possiamo scriverlo in russo e metterci come nazione la Russia, in tutte le lingue, Google, eccetera. Mettiamo trova idee, e lui adesso cosa fa? Ci fa vedere innanzitutto un grafico molto importante per voi, dove esce fuori qual è il periodo migliore per esempio fare una campagna pubblicitaria. Esempio, Google ci sta dicendo: guarda che su Olio Calabria c'è un bacino di richiesta che si avvicina quasi ai 400.000 ricerche per mese. È abbastanza, insomma. Di queste dovete sapere che il periodo migliore per vendere il prodotto è novembre, probabilmente perché l'olio è fresco, no? Mentre invece il periodo peggiore per vendere olio è giugno. Ok? E qui voi vedete tutto il grafico. Ovviamente è un settore abbastanza costante nel tempo, se non per qualche picco. Se invece mettiamo un settore turistico, voi vedete un grafico estremamente diverso, perché nei periodi, per esempio, fino a dicembre è calma piatta, e poi avete delle impennate fino ad agosto per poi ritornare un'altra volta giù. Poi da qui possiamo vedere cosa stanno cercando le persone. Ingegnere, io me ne vado. Buonanotte. Ciao, buonasera. Ciao. Ciao. Allora, le persone cercano vendita olio extravergine di oliva, vendita olio di oliva, vendita olio extravergine, vendita olio d'oliva, olio extravergine di oliva, vendita olio di oliva, vendita di olio extravergine di oliva, olio, vendita olio biologico e molte altre. Scendendo ancora, prezzo dell'olio d'oliva, prezzo olio di oliva extravergine e molte altre, i prezzi. Biologico, olio calabrese, vediamo più o meno. Allora, cercano olio calabrese prezzi, olio extravergine di oliva calabrese, olio di oliva calabrese, olio di oliva calabrese, pomodori secchi sott'olio ricetta calabrese, peperoncini sott'olio ricetta calabrese, peperoncini piccanti sott'olio ricetta calabrese, peperoncini sott'olio, eccetera. Di questo qui, poi si può vedere il grafico, e vi dice che l'olio calabrese invece ha una distribuzione un tantino diversa, cioè quando proprio andiamo a racchiudere solo l'olio calabrese e quei sottoprodotti che abbiamo visto qui. Vediamo appunto che il periodo migliore è sempre, qui abbiamo ottobre, quindi qui abbiamo settembre e agosto, probabilmente qui perché è legato a un qualcosa di turistico, secondo me, andrebbe analizzato. Per poi scendere. Stiamo parlando qui di un bacino molto più ristretto, che sono 1430 ricerche per mese.
Altro strumento molto utile che vi consiglio e vi tornerà utile per creare la vostra azienda è questo qui, Google Trend. Questo qui è un altro strumento gratuito di Google che in pratica vi dà i grafici delle ricerche che vengono fatte su Google di un determinato settore. Allora, proviamo a metterci innanzitutto olio, forse meglio olio d'oliva. Allora, qui vi fa vedere un grafico che vi mostra come sono le ricerche nel corso degli anni. Quindi voi potete notare che olio d'oliva ha avuto per esempio un'impennata sul web nel 2005, è sceso poi, guardando sui picchi, fino al 2012 e sta avendo una buona risalita dal 2007, non si vede il dopo. Ecco qui. Dal 2012 sta avendo una bella risalita, quindi questo qui dovrebbe essere per voi un aspetto positivo perché potete stare sicuri che da 3 anni a questa parte la ricerca di olio d'oliva online sta avendo insomma un bel mercato. Addirittura si possono fare delle proiezioni statistiche, se mi fa vedere il pulsantino. Poi sui vostri computer voi vedete qua sopra un pulsantino che vi fa la proiezione anche sugli anni successivi in virtù dei dati statistici. Comunque, come potete notare, nel 2016 siamo qui, c'è un picco enorme per quanto riguarda l'olio d'oliva online, il che vi dovrebbe ricordare. Poi vi fa vedere anche da dove vengono fatte le ricerche. Allora, i principali mercati, ovviamente con la parola scritta in italiano, sono Italia e Germania. Esploriamo di più l'Italia. Boom! Allora, la regione che va di più su Google a scrivere olio d'oliva è la Calabria. Segue successivamente la Puglia, l'Umbria, Abruzzo, Marche, Sicilia e Liguria. Ovviamente stiamo parlando solo di olio d'oliva, non abbiamo messo olio calabrese. Possiamo adesso fare questa prova. Ci sono anche le città, ovviamente possiamo divertirci. La prima città è Bari, poi c'è Lucca, Pescara, Palermo, Vicenza, Udine e Firenze. Altro parametro che ci fornisce Google è questo qui, link che rimandano al tuo sito. Abbiamo studiato nella precedente lezione il PageRank, cioè l'algoritmo che ha reso famoso Google. Se vi ricordate, era quell'algoritmo per il quale un sito viene definito più rilevabile rispetto ad un altro quando c'ha tanti link che vengono da altri siti. Questo tool vi dice quali sono i siti che pubblicano i vostri link, perché probabilmente ci sono alcuni siti che pubblicheranno un link al vostro che voi non conoscete. Facciamo un esempio, voi avete un bellissimo prodotto tipico che è l'olio e lo vedete tramite il vostro e-commerce. L'azienda di Milano, il negozietto che si occupa solo di prodotti tipici, mette un link su una pagina parlando di voi, senza dirvi nulla, lo può fare praticamente. L'unico modo poi per accorgervene è di guardare questa pagina qui. E lui vi dirà, guarda che pagine gialle, ti sta mandando 18.000 link al tuo sito. Pinterest ne sta mandando 77, Camping Site 40 e via dicendo. Possiamo ovviamente estendere questa classifica cliccando qui su altro e continuare.
i tuoi contenuti con più link. Qui invece vi dice a cosa puntano i link che vi arrivano dall'esterno. In questo caso, per esempio, l'home page è quella che sta ricevendo più link dall'esterno. Segue poi il Capo Vaticano, seguono le offerte da Stimino, appartamenti sul mare, porti, eccetera. Da qui invece guardiamo i link interni. I link interni sono link di una pagina del vostro sito che puntano ad un'altra pagina del vostro stesso sito. Questi qui ci aiutano più che altro per capire come stiamo facendo muovere gli utenti all'interno del sito. Cioè, posso vedere per esempio che la pagina dei prodotti dovrebbe essere quella più linkata sul mio sito, perché è dove io vado a convertire in acquisti. Quindi nel caso in cui i prodotti nel vostro caso non fosse al primo posto, dovete fare in modo di correggere il passaggio di navigazione all'interno del sito e di portare tutti gli utenti sulla pagina dei prodotti. Azioni manuali. Come vi avevo preannunciato, Google possiede un filtro anti-spam e anti-malware, cioè lui girando col suo robottino è capace di entrare sul vostro sito e di accorgersi se c'è un virus oppure un malware. In quel caso che cosa succede? Prende il vostro sito e lo mette in uno spazio che è una sorta di quarantena, cioè il vostro sito non sarà più visibile ai risultati di ricerca, o forse comparirà una dicitura, questo sito potrebbe essere contraffatto. Dall'altro ovviamente questo qui è un sito che attualmente c'ha un malware e adesso questo sito potrebbe essere compromesso. L'utente che vede questo messaggio qui non ci entra nel vostro sito e voi perdete un sacco di viste e quindi un sacco di soldi. Grazie a Google invece, lui appena trova un virus vi manda un'email e vi dice: guarda che ho trovato questo problema, per il momento ti metti in quarantena, quando lo risolvi mi mandi un messaggio tramite il web master tool, quindi basta che si preme poi sul pulsante risolto e automaticamente questo qui scompare, lui rimane il robottino, verifica effettivamente che il virus non ci sia più e vi toglie dalla quarantena. Targeting internazionale, in questo caso non c'è, mi auguro ci sia nei vostri siti futuri. Sostanzialmente, quando voi vorrete sbarcare in mercati esteri, come possono essere la Russia o il Canada, probabilmente farete il vostro sito in multilingua, con tante lingue disponibili per gli utenti. In quel caso Google le rileva e vi dice se ci sono delle problematiche legate alla lingua o alla navigazione. In questo caso questo è un sito monolingua, quindi non ci sono informazioni di solito. Usabilità dei dispositivi mobili. Altra funzione che fa Google è quella di provare il vostro sito come se fosse un cellulare. E nel caso in cui la grafica non si adatta bene alla diversa conformazione degli schermi, perché pensiamo solo che da desktop noi abbiamo uno schermo orizzontale, mentre invece da mobile ce l'abbiamo invertito. Se il vostro sito non si adatta a questa nuova risoluzione, Google ve lo segnala e vi dice: guarda che sono passato, ho fatto la prova come se fossi un cellulare, ma il tuo sito non si vede bene, esce fuori dallo schermo o altre problematiche varie. Voi anche qui potete risolvere le problematiche che ci sono state e andate a mettere su Horizon. Altra funzione che ci fa Google è l'indice. Cosa ci dice qui? Ci dice le pagine del nostro sito che Google contiene all'interno del suo database, che ha ricavato. In questo caso qui ci sono per esempio intorno alle 500 pagine. Quando ci sono dei picchi in basso, dobbiamo avere paura, perché vuol dire che c'è qualcosa che non è andato bene. In questo caso qui, per esempio, il server si è spento per un giorno. Quindi Google cercava di raggiungere il sito, non riusciva a trovarlo, di conseguenza li ha cancellate quelle pagine per poi ritornare, ha visto che effettivamente c'erano dopo 48 ore, e li ha reindicizzate. Però il picco in basso ci fa capire a noi che ci sono stati dei problemi, magari non ci siamo resi conto quel giorno che il server che abbiamo acquistato è andato in down.
Allora, qui invece escono le parole chiave sintetizzate con la quale usciamo. Quindi qua c'è una classifica che è Vaticano, Villaggio, Calabria, Tropea, Tramonto, Vacanze, Offerte. Stessa cosa di prima, noi qui che cosa possiamo fare? Se una chiave con cui noi ci teniamo ad uscire sui risultati di ricerca la vogliamo portare al primo posto, quindi avere tante viste con quella chiave, dobbiamo lavorarci sopra e tenere il monitoraggio della chiave controllando che salga giorno per giorno. Risorse bloccate. Allora, ci sono degli escamotaggi per cui noi possiamo dire a Google di non andare a guardare delle cose. Ci teniamo un po' alla nostra parte, sì. Ora lui ve la fa vedere rosso perché è molto affamato di siti internet, però il precludere determinate sezioni di un sito web ci può stare. Facciamo un esempio: voi avete il vostro e-commerce, quando avrete il vostro e-commerce avrete una sezione dell'e-commerce che solo a voi è riservata come amministratori del negozio online. Ovviamente non c'è nessun modo, cioè non c'è nessuna ragione per cui Google debba entrare nel pannello di controllo e quindi lo si blocca. Bloccandolo, lui ve lo dice: guarda che sto cercando di entrare su questa pagina che rilevo, però non riesco a visionarla perché noi l'abbiamo. Rimozione di URL, questo è un tool molto molto utile. Spesso e volentieri, quando i siti web vengono craccati, vengono inseriti all'interno dei virus che non fanno altro che generare delle pagine ad nuzum, che sostanzialmente fanno la qualsiasi cosa. Ad esempio, possono contenere dei campi bancari. Gli hacker poi mandano l'email alle loro vittime, le vittime entrano sul vostro sito, inseriscono i dati bancari e gli hacker si prendono i dati bancari sfruttando il vostro sito, che è perseguibile penalmente se devono. Giusto per tranquillizzarvi. Che cosa succede? Dopo che noi abbiamo risolto il problema dei virus sul nostro sito, andiamo su questo tool e gli diciamo, tramite il pulsante aggiungi che non si vede con il proiettore. Gli diciamo rimuovi questa pagina dal tuo indice perché io la disconosco e lui la va a togliere, non la memorizza più. Scansione, qui invece ci viene a dire, vediamo se la sposto. Ci viene a dire come sta lavorando Google sul nostro sito e che problemi può riscontrare. In questo caso qui ci dice che riesce a raggiungerlo, non vi spiego, forse l'avevo già spiegato, accennato così in DNS. Poi qui ci dice invece se il nostro server risponde o meno, in caso in cui vada in down, quindi perché magari non ha risorse a sufficiente, si può spegnere anche, oppure andare in kernel file, si dice, e se riesce a recuperare il file robot.txt. Il file robot.txt è un file di testo che si mette in tutti i siti web, per dare istruzioni a Google e dirgli quali pagine può visitare e quali no. Quindi lo blocchiamo utilizzando il file robot.txt. Ok. Come vedete, per esempio, lo stesso giorno in cui c'era stato il down del server, Google cercava di rilevare le pagine, non le trovava perché il server era laggiù, e quindi abbiamo un aumento degli errori, che si è risolto in modo automatico il giorno dopo per poi continuare insomma sulla sua linea. Qua sotto vi dirà quali sono gli errori che lui ha riscontrato e quando quelli avrete risolti potete cliccare sull'errore e dirgli segnala come corretto. Ok? Perché per esempio avete fatto una pagina che è estremamente pesante, Google cerca di accedervi, però va in timeout, ciò vuol dire che ci impiega talmente tanti secondi che il server si annoia e si dice mi sono annoiato di darti questa pagina, non te la do più. E quello è un errore. Premendo su, risolvendo il problema, premendo su segna come corretto, il problema si risolve. Domande finora? Statistiche di scansione. Questo è anche molto importante perché vi viene a dire quante volte il robottino di Google
basta sul vostro sito a trovarvi. Ora, perché è importante? Perché se noi vogliamo mantenere un sito web aggiornato, perché magari carichiamo un prodotto al giorno, o una news al giorno, o un'offerta al giorno, è importante che Google passa per prendere quella novità e quindi caricarla all'interno dei risultati di ricerca. In questo caso qui vediamo che Google passa circa 1000 volte al giorno su questo sito, ci viene a trovare. La cosa è riconducibile anche a quando parlavamo di server, cioè se noi scegliamo un server piccolino da 50 euro l'anno, ma aggiorniamo parecchi prodotti, basterà solo Google senza avere utente a saturarci tutte le risorse e quindi a mandare il server interno al panel, quindi a bloccarlo. Questo picco verso il basso è lo stesso motivo, il server era andato in down, di conseguenza Google non riusciva a trovare il sito. Infatti Google poi ci dice quanti kilobyte di memoria si prende ogni giorno dal nostro sito web, andandoci a saturare quelle che sono le risorse. In questo caso siamo nell'ordine dei 40.000 kilobyte, ovvero 40 megabyte di memoria al giorno, che se moltiplicate per tutti i giorni sono un bel po' di memoria che se ne va via. Altra funzione carina è questa qui, visualizza come Google. Noi abbiamo fatto il nostro bel sitarello e siamo convinti che ci piace, però non sappiamo come Google lo vede in realtà. Questo tool invece ci fa fare proprio questo. Noi quindi passiamo l'indirizzo, in questo caso va bene anche la home, quindi qui non scriviamo nulla, lui prende la home, e gli diciamo fammi vedere come lo vedi se tu fossi un cellulare. Facciamo recupera e visualizza. Adesso il robottino di Google è partito, è andato sul sito e sta scansionando. Quando finisce, era impegnato con questo sistema. Vabbè, intanto che lui lo carica, ci apriamo questo qui, che è il tester del file properties, txt che dice. Lui è entrato all'interno del sito e ha trovato questo file. Questo file sono dei tecnici di cui però è giusto che in parte li dica. Sostanzialmente noi che cosa gli diciamo ai motori di ricerca? Incominciamo con user agent asterisco, cioè che stiamo dicendo? Asterisco sta per tutti, user agent sta per motori di ricerca, stiamo dicendo queste regole valgono su tutti i motori di ricerca, li stiamo dicendo non voglio che vai a vedere la sezione gambling, non voglio che vai a vedere la sezione convenzioni, non voglio che vai a vedere le convenzioni affiliate crawl e altre pagine, e così facendo Google li toglierà dal suo indice. Quando ci torna utile soprattutto la sitemap, quando abbiamo un sito vecchio e stiamo facendo un restyling, quindi ci facciamo fare un sito nuovo. Per fare un sito nuovo li dobbiamo nascondere tutte le pagine vecchie, in modo che lui possa lavorare solo sul sito nuovo. Vediamo se si sveglia il robottino. Sì. Ok. Come vedete la visualizzazione si è ristretta proprio perché Google sta simulando la visualizzazione come se fosse uno smartphone. Quindi poi da qui potete vedere se si vede bene il sito o meno, se ci sono. Attenzione, non che si veda bene dal punto di vista grafico, perché a Google della grafica interessa poco. Se si vedono tutti i testi, se si vedono tutte le URL, eccetera. Per vedere un sito web graficamente si utilizza un altro tool che vedremo nel corso della lezione. Allora, sitemap. La sitemap cos'è? È un piccolo file che genera in automatico il vostro sito, invia Google in automatico e sostanzialmente gli fornisce un indice.
e lì dice: guarda che il mio sito è composto da X pagine web e X immagini, in modo che Google non debba necessariamente mandare il robotino a scansionare il sito, ma gli diciamo noi direttamente dove andare a parlare, in modo che lui entra, esce, ci satura meno risorse e si spiega prima se esce. Problemi di sicurezza, quello che vi dicevo prima, anche qui se ci sono problemi di sicurezza legati al sito, quindi virus o malware, qui ve lo segnala e vi dice anche che problematiche ci possono essere. Spesso e volentieri anche i proprietari delle aziende, quando contattano un webmaster, dicono: io voglio il sito fatto così, 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 a me piace questo colore, questo colore, questo colore, ho visto questo su questo sito, questo su questo sito, questo su questo sito. Esce fuori una porcheria. Perché ovviamente vai a pizzicare la persona che vuole fare, facciamo l'esempio, l'e-commerce dell'olio, c'ha la fine e gli chiede: tu che colore lo vuoi? Il sito viola, non c'entra niente con l'olio, quindi sostanzialmente vai a buttare un lavoro in valore. Il consiglio che vi do è: affidatevi ad un esperto del settore e non metteteci mani. Perché è un po' come chiamare un architetto e poi dirgli voi come volete la casa. È inutile chiamarlo, andate da Giorgio e dice: la casa la voglio così, e lui fa lo schizzetto. Ovviamente l'architetto ci mette le sue competenze, che siano sia di luce, di spazi, di vivibilità e di comfort. La stessa cosa è per quanto riguarda il webmaster. Il webmaster vi farà, chi ha esperienza, vi farà un sito web per come il sito web deve piacere agli utenti, né deve piacere al webmaster, ne deve piacere all'azienda, devono piacere agli utenti. Allora, adesso vediamo un altro strumento di Google, che è lo strumento principe, cioè quello che gli consente a Google di capitalizzare i suoi sforzi e quindi di creare molti soldini a nostre spese, se vogliamo. Allora, introduzione, un po' di storia. Che cos'è il PPC? È il pay per click. Sostanzialmente tutti i motori di ricerca, quasi tutti i motori di ricerca, avevano avviato questo modello di business, cioè io ti faccio andare in alto nei risultati di ricerca, però per ogni persona che clicca sul tuo sito tu mi dai dei soldi, il pay per click. Quello che ha funzionato bene ovviamente è quello di Google, ma ce ne sono altri, come per esempio c'è quello di Bing che si chiama Search Marketing, quello di Facebook che si chiama DV Advertising. Anche se in Italia Google detiene, questo nel 2012 è sceso, il 92%. Allora, nel 1999 compaiono i primi annunci, come novità c'erano gli annunci testuali, cioè voi facevate una ricerca e come tuttora, man mano che scorrete i vostri risultati di ricerca, vi escono dei risultati di persone che stanno lì perché stanno pagando. Successivamente si è passato poi alla possibilità anche di inserire dei banner grafici attraverso questa forma di influenza. Come si paga? La modalità di pagamento sono tre in realtà. Qui una non ve l'ho inserita, sarebbe il CPM, cioè costo per 1000 impressioni, ovvero ti faccio pagare una volta che il tuo sito viene solo visto da 1000 persone, oppure il CPA, il chip per 1000 sito. CPA, che sarebbe costo per advertising, cioè ogni volta che un utente compra un prodotto da te tu mi paghi. Per un e-commerce è quello che viene utilizzato maggiormente, perché immaginiamo che voi abbiate una bottiglia di olio da 5 euro, per ogni utente che vi compra una bottiglia di olio da 5 euro voi a Google gli date 50 centesimi ad esempio. Conviene? Non conviene quando il nostro prodotto ha un costo estremamente inferiore, per esempio un fornaio che si vuole mettere a vendere i panini su AdWords,
costo per advertising vuol dire vendere una rosetta da 30 centesimi e spenderne 50 per darli a Google, ovviamente non conviene. Invece più il prodotto è costoso, tanto meglio. E la terza? La terza è la CPV, che sta per costo per visualizzazione. Quando andate su YouTube, tra un video e l'altro escono fuori le pubblicità. Quelle sono gestite da Google, le potete gestire anche voi, semplicemente sottoponendo un video. E pagate per quanti secondi una persona sta sul video. Esempio, se voi premete, come sono sicuro che molti di voi fanno, salta l'annuncio, e in quel caso la persona che ha messo quella pubblicità non fa nulla. Se voi invece siete già al sesto secondo, quella persona paga e paga anche profumatamente. Allora, che cos'è la rete di ricerca? Google intende la rete di ricerca quando noi facciamo mettiamo delle keywords, una parola chiave all'interno del motore, e lui ci sputa fuori questo qui. Questa è la pagina che più o meno molti di voi riconoscono, e anche se è cambiata di recente, qualche annetto, e ci sono i primi annunci che ci sono sopra, sono quelli sponsorizzati. Vediamone uno nel dettaglio. Mettiamo olio calabrese. Perfetto. Allora, questo qui gli esce il bollino giallo. Il che vuol dire che questo sito qui, che è goel.go/bio, è un sito web di uno che sta pagando per stare in questa posizione qui. Semplicemente dice: perché devo ammazzarmi per fare SEO quando posso semplicemente pagare? Se io adesso clicco qua sopra, lui va a pagare in ordine dei 20-30 centesimi o anche di meno se c'è un bravo marketer. E capite bene la potenza dove sta. Se noi facciamo un annuncio del nostro olio e lo mettiamo per strada, davanti a quella strada passeranno le persone che un olio se lo fanno già o se lo sono già comprato, che non sono interessate al nostro prodotto. Se io invece gli dico a Google: fai uscire il mio sito solo alle persone che clicca qua sopra olio calabrese, ovviamente ho di ritorno degli utenti che sono estremamente e potenzialmente attratti dal mio prodotto. Ok? Quindi scartiamo già a priori tutte quelle persone che non c'entrano nulla con noi. Ok, questa qui è la parte di ricerca. Google mette gli annunci a pagamento qui, ne mette massimo 3, e poi utilizza questa barra laterale, anche se ultimamente sta cercando di eliminarla, quindi probabilmente alcuni di voi già non la vedranno, altri a breve non la vedranno più. Infatti questa qui sta per scomparire. Poi c'è un'altra sezione che si chiama rete dei contenuti. Esempio, voi volete mettere la vostra pubblicità su Repubblica, facciamo l'esempio, oppure su un sito web famosissimo di olio, di altro. Non serve più andare a chiamare l'agenzia pubblicitaria che gli cura la pubblicità, basta utilizzare questo strumento e gli diciamo: voglio che la mia pubblicità esca sul sito X. Che cosa succede? Questo è un esempio, questo è un sito per esempio di assicurazione, e io qui ci vado a mettere i miei annunci su quel sito senza chiedere l'autorizzazione al proprietario del sito. Perché il proprietario del sito gli sta dicendo: qui e qui io ti do degli spazi bianchi a Google, mettici i tuoi clienti, ok? Ed è un programma che vi avevo già preannunciato che si chiama AdSense. Ovvero, io che sono il proprietario del sito ho fatto un abbonamento con Google AdSense e gli sto dicendo: mettimi la pubblicità qui e la pubblicità qui. Io invece azienda utilizzo Google AdWords e gli dico: perfetto, voglio che la mia pubblicità esca sul sito delle assicurazioni tantitali, e lui me la mette. Quando io vado a pagare il pay per click, Google una percentuale se la tiene lui e un'altra percentuale viene dal possessore del sito. Per questo mi ricordo che già l'ho suggerito, chiunque abbia una passione legata alla cucina, ok, vi consiglio di farvi un bel blog e di iscrivervi al programma Google AdSense. Vi arriverà la segnaluce a casa di voi. È carina come
Allora, adesso andiamo direttamente a utilizzare il food senza vedere le domande. Scriviamo Google AdWords e prendiamo il primo. Allora, anche qui facciamo accendi. Allora, la schermata che io ho qui è lievemente differente rispetto a quella che vedrete voi, per il semplice fatto che io sono un partner di Google, quindi a me danno una schermata leggermente differente per poter gestire diverse aziende e per poter generare dei buoni sconto da dare ai clienti per fare le campagne pubblicitarie. Se siete interessati potete diventare anche voi partner di Google, si sostiene un esame costo che va ripetuto ogni anno, dopodiché diventate Google Partner. Allora ci andiamo a creare una nuova campagna, quindi non consideriamo quella di quello che c'è ora e creiamo un nuovo account. Allora inventiamoci un'azienda di olio. Avete già qualche idea sul nome del io? Olivia? Che fantasia! No. Ok, la nostra azienda Olivia produce olio. Perfetto, qui ci sono altre cosette che non mi interessano e faccio creare. Adesso mi era creato, si dovrebbe essere qui. Ricarica e attualmente è vuoto, ok, e ci consente di creare la nostra prima campagna. Allora, innanzitutto dobbiamo fare un minimo di progettazione della campagna e dire: noi siamo un'azienda Olivia. Allora, che cosa produce l'azienda Olivia? Abbiamo olio. Altro? Olive. Olive? Da vendere proprio? Sì? Eh sì. Ah, olive. Sott'olio. Sott'olio. Le sott'olio. La scienza aromatica. Altro? Vabbè, ci accontentiamo di più. Poi dobbiamo schematizzare ulteriormente. L'olio per esempio lo vendiamo nella 0,50, nella 0,75, da un litro e da 5 litri. Dei sottoli, delle olive, noi facciamo le nere e le bianche. Perfetto, questo qui è il flusso di navigazione dei nostri prodotti. Su questo noi dobbiamo progettare la nostra campagna, perché gli errori che fanno tutti quando utilizzano questo strumento qui senza nessuna conoscenza è proprio impostare male la campagna, e la conseguenza qual è? Che pagate molto di più rispetto ai vostri concorrenti che pagano meno per starvi sopra. Questa è la mancata efficienza di una campagna per progettare. Allora, perfetto, cominciamo dalla prima. Creiamo la nostra prima campagna. E voglio andare a vendermi l'olio. Quindi facciamo la campagna olio. Allora, lui qui ci dice dove vogliamo che siano i nostri annunci. C'è la rete di ricerca, che sarebbe quella che avete visto all'interno dei risultati di ricerca, la rete display.
che sono gli altri siti di altre persone. Noi in questa fase vi diciamo che vogliamo solo per esempio la rete di ricerca. Ok, allora, primo aspetto fondamentale, dove vogliamo vendere il nostro prodotto, in modo che noi in pratica dobbiamo andare a targetizzare il campo in modo che siamo estremamente efficienti. E qui dobbiamo farci dei ragionamenti. Allora, siamo una startup e vogliamo vendere dell'olio, siamo sull'olio, quindi a chi lo vogliamo vendere? I ragionamenti da fare sono questi. Siamo innanzitutto pronti noi a fare grossi quantitativi di vendita, quindi abbiamo già preso accordi con un corriere, piuttosto che abbiamo il nostro packaging, le scatole e robette varie per poter spedire. Quindi se sì, possiamo fare una prima campagna. La prima campagna, siccome appunto la prima, noi siamo degli start-up perché Olivia è giovane come azienda, cerchiamo di puntare solo su un territorio da test, solo per vedere come funziona e se effettivamente abbiamo risposto dalla campagna che facciamo. E possiamo fare per esempio questo ragionamento: chi vuole l'olio più delle volte sono calabresi che sono emigrati su, e poi quando vengono qui in Calabria se ne ritornano con i 10 quintali di olio in macchina alle ruote interne. Quindi noi ci mettiamo, per esempio, partiamo dal Piemonte. In questo caso già noi gli stiamo dicendo che i nostri annunci usciranno solo alle persone che fanno la ricerca del Piemonte, ok? Quindi volendo, per esempio, molto spesso le aziende turistiche quando progettano la campagna escludono le regioni che causano problemi dal punto di vista turistico, ok? Quindi per esempio un'azienda turistica è solita escludere delle regioni di cui non vuole avere clienti. Invece la potete utilizzare come sia come tester in una fase iniziale che per esempio evitare la Calabria stessa come pubblicità, perché è anche vero che il calabrese uno magari non va a cercare l'olio sul web, numero due se lo può venire a prendere direttamente anziché poglierlo spedire. Scendiamo giù, la lingua. Che lingua deve parlare l'utente che mi sta cercando? In questa fase ci ho messo l'italiano. Lui ci suggerisce anche l'inglese, perché ha rilevato che nel Piemonte ci sono molte persone che hanno computer configurati con la lingua inglese. Allora, per l'olio calabrese su Google abbiamo avuto, si conferma, un'ottima annata nel 2005. Io non mi ricordo cosa è successo in quell'anno lì, comunque pare che nel 2005 ci sia stato un volume immenso di richieste di olio di oliva calabrese. Poi la cosa è scemata, abbiamo ricevuto dei picchi a ribasso e come possiamo vedere anche dall'olio di oliva, quindi dal mercato internazionale, la cosa sta risalendo. Infatti qui c'è la barra che taglia, si vede tanto perché è grigio chiaro. E come potete vedere dal 2016, già dal 2015, incominciamo ad alzare la richiesta. Allora, l'Italia ovviamente è la prima regione, vediamo cosa esce adesso. Troppo poco volume di dati, quindi non possiamo vedere. Comunque, possiamo far fede a olio d'oliva. Ritornando a questo strumento qui, possiamo questo proiettore. Allora, facciamo un'altra prova, per esempio, da qui vogliamo, ripetiamo la...
tutto. Allora, cerchiamo più olio, più oliva, più carote. Quindi vuol dire che ci devono essere necessariamente queste cose. Vogliamo vedere come si comporta, ad esempio, la Lombardia. Samba. Ok, allora la Lombardia con la parola olio d'oliva Calabria e sue varianti ha questo andamento qui. Il picco ce l'abbiamo sempre in quel periodo lì che abbiamo detto essere ottobre-novembre, con novembre puntatrice, cioè poi mantiene più o meno un allineamento costante. Qui ci sono tutte le parole, per esempio, vediamo online. Le persone che cercano la vendita di olio online, anche qui è novembre il periodo migliore per vendere. Le parole sono vendita olio online, vendita olio extravergine di oliva, olio extravergine di oliva vendita online, olio di oliva vendita online, olio extravergine. Vendita olio di oliva online, olio di oliva online, olio vendita oliva e olio oliva online. Allora, che va forte sembra essere ovviamente l'olio pugliese anche. C'è olio pugliese e olio italiano. Questo è un altro dato carino perché in un vostro sito io ci metterei come titolo olio d'oliva calabrese italiano. Voi dite è un'ovvietà, no? Per chi andrà poi su Google a scrivere olio italiano uscirete, per chi andrà su Google a scrivere olio calabrese uscirete, quindi vi siete già mangiati due pezzi di calabrese. Ok, su AdWords abbiamo domande, qualcosa che vi può interessare? Ritorniamo vedere mi manca un po' di testa. Carollo già la pezza. Allora, altro argomento che affrontiamo, che ora sono? Questo vedete se ci sta bene. Sì, va sì, abbiamo ancora un'oretta. Di cosa ci occupiamo? Del mail marketing. Sicuramente chiunque di voi che abbia un indirizzo email riceve tutti i giorni tante mail tra spam, che vi chiedono soldi, che avete vinto una lotteria importantissima di variati milioni di dollari, eccetera, eccetera. Allora, raccogliere indirizzi in target. Su internet sembra funzionare bene la filosofia del free. Cosa vuol dire questa cosa qui? Che molte persone si improvvisano di fare mail marketing e cosa fanno? Girano su internet e vanno cercando indirizzi internet per mandargli delle mail pubblicitarie. Altra cosa che fanno è poi aprire il proprio programma di posta Outlook o Thunderbird, copiare là sopra tutti gli indirizzi che magari ne hanno trovati 1000 e mandargli un'email di pubblicità, prova il nuovo olio dell'anno 2016. Il produttore è molto contento perché ha mandato 1000 mail, in realtà non sa che di quelle 1000 mail ne sono state inoltrate a dir poco, cioè 100-150. Tutte le altre vengono gestinate
Perché questo? Perché la strategia del free per quanto riguarda l'invio di newsletter non può esistere. Per mandare delle newsletter bisogna avvalersi necessariamente di strumenti professionali e pian piano vedremo quali sono. Occorre offrire un dono di valore in cambio dei propri dati. Non bisogna andare su internet girando per cercare di trovare indirizzi email a cui mandare la pubblicità. In realtà bisogna farci dare l'indirizzo email dalle persone semplicemente offrendogli un regalino, che non necessariamente deve essere materiale. Esempio che succede molto spesso, un'azienda che vende vino fa un ebook, quindi un libricino di 12-15 pagine sul trattamento delle olive, oppure sulla raccolta delle olive. Mette un bel banner nella sua home page e dice: scarica l'ebook gratuito del trattamento delle olive. Le persone ci vanno a scaricarlo e ti esce, inserisci il tuo indirizzo email e ti manda direttamente il PDF sulle email. Le persone lo inseriscono e tu gli mandi in automatico dal sistema, gli manda direttamente l'email con l'ebook. Che cosa è successo? Che noi abbiamo un indirizzo email collezionato di una persona a cui sicuramente interessa il settore dell'olio, ok? Quindi è molto meglio che andare a girare su internet e beccare internet con l'indirizzo a caso. Tanto più il dono è specifico, tanto più gli indirizzi saranno in target. Ovvero, io posso fare un altro ebook, scopri le qualità dell'olio extravergine di oliva, e basta. Le persone che andranno a scaricarsi l'ebook saranno persone che sono interessate all'olio extravergine di oliva. Quindi, dopo che io ho collezionato gli indirizzi delle persone che si sono prese l'ebook gratis, cosa la faccio? Dopo una settimana gli vado a mandare un'email proponendogli di comprare olio extravergine di oliva. Ok? Magari poi faccio un altro ebook e gli propongo una guida sull'olio lampante, come distinguerlo, come degustarlo, eccetera. Cosa collezionerò? Un indirizzario di mail di persone a cui piace l'olio lampante. Dopo una settimana gli mando un'email e dico: prova a comprare 5 litri di olio lampante. Se loro hanno lasciato il loro indirizzo per quella guida, potenzialmente andranno ad acquistare il nostro prodotto. Ok? Allora, cosa gli possiamo proporre? Possiamo proporre ricerche di settore. Nel caso in cui siamo degli specialisti, esempio, se io sono un geologo e voglio avere un listario di indirizzi mail di persone, di architetti della Calabria, cosa faccio? Mi preparo due o tre studi che ho fatto in una ricerca che ho fatto io sul sottosuolo calabrese e la voglio divulgare gratuitamente agli architetti. Gli architetti cosa faranno? Per scaricarsi questa guida, metteranno l'indirizzo email e riceveranno la guida direttamente nella loro email. A me restano tutti gli indirizzi email di architetti calabresi. La settimana dopo gli mando una bella email e gli dico: se hai bisogno di un geologo per le tue relazioni, affidati a Tizio, Caio e Anisa. Ok? Oppure posso dargli degli approfondimenti di un settore, materiali interessanti come può essere un video, una foto, eccetera. Materiali divertenti che rendono tantissimo e materiali esclusivi oppure teste. Vi faccio un altro esempio che vi succederà spesso. Su Facebook trovate scopri quale animale sei, scopri il tipo che ti assomiglia di più. In realtà quello è un escamotage per farvi fare quel giochino e vedere che animale siete, in realtà prendersi tutti i vostri dati che Facebook vi dà. Nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono. Ok? Ti ha traumatizzato? Sì, funziona così. Questi giochini si fanno appositamente per raccogliere i dati e poi vi mandano le mail. Ok? Esempio, se io vi faccio fare scopri il personaggio famoso che ti assomiglia di più, ovviamente sei una persona che si potenzialmente è legata al mondo dello spettacolo. Quindi se io poi ti devo sottoporre una rivista di spettacolo piuttosto che un programma, poi ti manderò un'email in cui li stai.
Allora, questo è un caso reale che ho avuto diversi anni fa, 2009-2010. Sostanzialmente cosa abbiamo creato? Una copertina dove c'era web marketing horror, regalavamo uno studio sul web marketing dell'epoca con scritto XXX, contenuti espliciti, niente di pornografico, ma solo per catturare l'attenzione, perché in quel periodo lì avevamo individuato che il target di preferenza era costituito da maschietti. I maschietti sono più stupidi delle femminucce, quindi basta che voi li mettete XXX oppure una donnina in copertina e li catturate molto più facilmente rispetto a loro. Allora, cosa abbiamo fatto? Dal febbraio 2009 a settembre 2010, quindi 20 mesi, davamo gratuitamente questo ebook, quindi poche pagine. Visitatori unici, ne avevamo 65 persone al giorno e circa 2820 richieste. Di questi il 6% ha successivamente chiesto informazioni. Sostanzialmente cosa abbiamo fatto? L'ebook ci abbiamo messo mezza giornata per farlo, l'abbiamo distribuito gratuito, quindi non abbiamo speso nulla in termini di promozione. Su 2820 il 6% di questa cifra qui ha richiesto informazioni per aumentare il proprio servizio aziendale di web marketing. Quindi spendendo mezza giornata di lavoro noi abbiamo raggiunto un bel po' di clienti in più che si sono convertiti in un bel po' di soldi in più. Tra questo 6% poi un quarto ha acquistato il corso completo di web marketing che facevamo online durante il webinar. Allora, gli errori più comuni sono questi qua, che vedremo nello specifico, sono le liste fredde, generalismo e email non decifrabili. Li andiamo a vedere. Allora, prodotto per l'infanzia. Voi avete un prodotto per l'infanzia, dove andate a fare volantinaggio? In un parco giochi dove ci sono 200 bambini o nella metro dove ci sono 2000 persone? Ce ne andiamo qui, anche se non è ovvia come sempre, perché molte persone invece mandano le ragazze a fare volantinaggio, parti dalla via Marconi, sai, a Cotenza e poi riceve. In realtà in questo modo qui che cosa ti consente di fare? E poi quindi lo riportiamo sul web, di andare in un luogo solo, dove è vero che ci sono meno persone, ma potenzialmente il tasso di conversione è molto più alto. La stessa cosa dobbiamo fare noi con la mail marketing e con il marketing in generale. Sostanzialmente dobbiamo vedere quante persone sono il target, quante stanno pensando all'altro, e cosa succede dopo 3 mesi che fate volantinaggio, quindi monitoraggio. Allora, spedire tutto a tutti. Questo qui che cosa vuol dire? Bisogna cercare, come abbiamo detto, di restringere il campo di target e quindi di individuare un target demografico, un target geografico e un target psicografico. Sostanzialmente cosa vuol dire? Che come avevo fatto prima sulla copertina, il target psicografico nostro era il maschietto arrapatello, quindi noi gli mettiamo bollettino XXX, lui è stupido, è psicologicamente stupido, e quindi ci casca e si va a iscrivere, lo avrei fatto anch'io, e si va a iscrivere al corso di web marketing. Geografica, perché ovviamente se io sono vedo olio solo localmente perché ancora non sono pronto logisticamente parlando per affrontare spedizione e robette varie, deve individuare un target geografico locale, quindi indirizzi mail solo di persone che stanno qui. Inutile che mi vada a beccare un indirizzo mail di uno che sta a Milano, perché se mi fa l'ordine dovrò fare la spiacevole cosa di dirgli: guarda, purtroppo non siamo organizzati per spedire a Milano. E demografico, ovviamente, individuare il target di età, cioè chi compra l'olio, il ragazzino di 14 anni lo compra, no, il ragazzino di 20 lo compra, il ragazzino, ragazzone, tendenzialmente di 20 lo compra, no. Quindi in questo modo qui, aiutandoci anche da Google Analytics, che abbiamo già visto, andiamo ad individuare il target preciso di utente, quindi anche la loro fascia di età. A noi ci interessa fascia di età, sesso, luogo e psicologia della persona.
Allora, comportamentale, come hanno agito con voi tramite web, tramite email, tramite Debitel? Da quanto sono clienti e che cosa acquistano, eccetera, eccetera. Allora, piano piano che andiamo avanti, arriviamo nelle cose un pochino più divertenti. Il prossimo tool che utilizzeremo è questo qui, Google Analytics. Anche questo è un tool gratuito che avete già, ciascuno di voi, basta che abbiate un'email con Gmail. Che cosa fa Google Analytics? Sostanzialmente tiene traccia di tutto quello che succede all'interno del vostro sito. Utilizzare Google Analytics vuol dire installare come un registratore sul vostro sito che tiene traccia di tutto, e lo vedremo. Quindi tiene traccia delle persone che entrano, da dove entrano, che percorso hanno fatto, che età hanno, che sesso hanno, qualsiasi cosa, insomma vi farò divertire così. Quindi vediamo perché dobbiamo misurare, cosa dobbiamo misurare e come dobbiamo pensare come la tua. Allora, qualche numero. Al mondo ci sono 2,7 milioni di utenti online nel mondo, 29,6 milioni sono online in Italia. 24 milioni sono gli smartphone, quindi il 75% di questi naviga. Vabbè, questo è un dato un pochino controverso del 2012. Gli smartphone erano più che altro dedicati a persone inferiori ai 25 anni. Aumentando l'età, ovviamente, chi c'era lo smartphone non si vede qui passiamo tutti 55. Ogni persona, tranne David Carollo, sta sul web o sui social circa 1 ora e 31 al giorno. Su Carollo la media spesso intorno alle 10-12 ore al giorno. Ha rischiato più volte oggi di essere investito. Allora, che domande dobbiamo porci? Cosa cliccano, cosa cercano e che siti visitano? Partire sempre dai dati. Allora, utilizzare un contatore di visite vi permetterà di innanzitutto di fare bene il vostro mestiere, che sarà quello di vendere, e soprattutto di non farvi prendere in giro da chi vi venderà pubblicità o da chi vi realizzerà il sito. Ovvero, verrà un tizio e vi dirà: io ti faccio una pubblicità X euro, ti garantisco mari e monti, e poi magari firmate. Con un contatore di visite poi voi potete effettivamente verificare che quello che vi ha promesso corrisponde a verità o meno. Allora, come funziona Google Analytics? Lo vedremo adesso nel dettaglio, facciamo una piccola premessa. Iscrivendosi a Google Analytics lui vi dà una piccola porzioncina di codice che per la cronaca è scritto in JavaScript, e permette di monitorare il comportamento dell'utente, quindi click, durata, vista, azioni svolte, queste le rivedremo bene, e ritrasmetterli a Google che li rende disponibili tramite una reportistica molto ben dettagliata e anche curata con dei grafici. Parte del codice si mette in ascolto di quello che fa l'utente sul vostro sito e ne tiene traccia. Infatti, che è come installare una telecamera sul vostro sito. Cosa tiene monitorato? Questa è solo una piccolissima cosa. Tiene monitorati i visitatori, le visite, le pagine viste, tempi e click. Queste adesso ci riguardiamo bene poi sul tool direttamente. Allora, perché Analytics? Ci sono delle altre alternative che sono validissime, come Click, Ipsmetrics, Ubra, Mixpanel, eccetera. Però ovviamente Analytics è un prodotto a marchio Google, quindi oltre ad essere un ottimo prodotto, riesce ad incrociare le informazioni anche con gli altri strumenti che c'è Google. Sostanzialmente la fa un po' da padrone. Perché Google Analytics? Perché è di Google, perché è integrato con altri servizi, programmi di Google come che poi vedremo, anche con strumenti per i webmaster che abbiamo appena visto. Perché è molto veloce da configurare, perché è molto semplice da usare. Il programma commerciale non ve lo leggo.
Allora, che cos'è per l'utente Google Analytics? Il 95% degli utenti non si accorge che avete un sistema di monitoraggio. È quasi impossibile perché è nascosto. Il rimanente 5% rimarrebbe sorpreso se voi non utilizzasse Google Analytics. Google Analytics però è un sistema di monitoraggio, la legge ci impone a dover fare una comunicazione all'utente. Vi è uscito, vi uscirà sui vostri siti, che questo sito utilizza i cookie, scopri cosa sono i cookie, questo è quell'altro. Perché la disciplina europea è entrata in vigore lo scorso anno, ci obbliga, tutti noi che abbiamo dei siti web, qualsiasi sito web, a notificare all'utente che comunque i suoi dati di navigazione all'interno del web saranno memorizzati. Allora, utilità del sito internet, comunicare informazioni, aziende, prodotti offerti, iniziative in corso, contatti, eventi e novità. Aumentare la visibilità promuovendo la tua azienda oltre ogni idea, monitorare il traffico dei visitatori costantemente, che è la caratteristica più, diciamo, maiuscola che non ci dovrebbe essere più sottovalutata. Allora, andiamo. Allora, ciascun obiettivo ha una propria strategia. Quando noi realizzeremo il nostro sito web, ipotizziamo che siamo degli start-upper, ci proporremo ovviamente di raggiungere un determinato obiettivo. L'obiettivo sarà magari quello di raggiungere nel primo mese di azienda 100 vendite online. Come possiamo fare a monitorare questo discorso oppure ad affrontarlo in modo più efficiente se non utilizziamo un contatore di viste? È impossibile. Allora, introduciamo dei concetti fondamentali. Che cos'è la lead generation? La lead generation acquisisce informazioni strategiche sui consumatori e li utilizza per contattarli o vende a partner esterni. Facciamo un esempio concreto. Se vi ricordate, nella precedente lezione avevo fatto vedere un grafico dove si dimostrava che l'utilizzo dei media tradizionali, l'investimento sui media tradizionali sta andando sempre più scemando a favore dei media, dei nuovi media. Perché i nuovi media piacciono tanto alle aziende? Proprio perché si ragiona in termini di lead generation. L'esempio è questo qui. Io sono la Mercedes, ho fatto il mio nuovo modello, vado in televisione e faccio il mio spot. Su quello spot magari ho una copertura, quindi riesco a raggiungere 2 milioni di utenti che in quel momento stanno guardando il programma e quindi la pubblicità. Il problema è, su quei 2 milioni, quante persone sono realmente interessate o comunque hanno disponibilità per comprare la nuova Mercedes? Saranno ovviamente una percentuale nell'ordine dello 0,1-0,2, che ovviamente su 2 milioni sono un bel po' di vendite, cioè la pubblicità se la ripagano. La lead generation invece cosa fa? C'è una signora? Buonasera, ciao, buonasera. Sì, la notificazione? Come? Tu sei buono o c'è stata? No, ma c'ero già stata. Sì. Sto tornando da Catanzaro e quindi ho fatto tardi. Allora, per la domanda che ho stamattina con il Gigi in Carollo, abbiamo preso un autobus che poi si è reso conto di non avere gas e quindi abbiamo dovuto cambiare e sono arrivato tardi adesso. Allora, diciamo, la lead generation perché piace tanto? Perché ormai su internet qualsiasi cosa voi facciate venite monitorate. Io ve la metto giù brutta, comunque più o meno è così. Per ognuno di voi esiste un dossier, dove all'interno di questo dossier ci sono tutto quello che voi fate all'interno dei siti internet, del commercio elettronico, dei social network. Un esempio che ho citato stamattina e che vi ripropongo a voi è che sicuramente avrete notato che quando andate sui siti web a cercare qualcosa che vi dovete comprare, magari voi non la comprate, però se andate su Facebook o su altri siti vi trovate i bannerini che vi ripropongono quella cosa che avete cercato un'oretta prima. Vi è capitato? Sì. Altre cose che fa Google è utilizzare i vostri smartphone, e che fa Facebook, anche Google, utilizzare i vostri smartphone. Ad esempio,
Se voi avete i vostri smartphone qui che hanno una posizione GPS attiva, quindi sono collegati con il satellite, e Facebook rileva che voi 5 ore, 10 ore a settimana state insieme, state vicini tra di voi, e tra di voi avete qualche amico in comune, e attualmente non siete amici in comune, Facebook vi suggerirà le persone che sono presenti in quest'aula, perché vi rileva che state vicino per parecchio tempo. E di conseguenza vi dice, se sono vicini per parecchio tempo durante il giorno, potenzialmente possono diventare amici su Facebook. Tutte queste informazioni vengono utilizzate poi a scopo pubblicitario. Ok, perché voi per esempio potrete nel vostro futuro destinare una campagna pubblicitaria e dire voglio vendere il mio olio solo alle persone che si trovano in via Città 2000, in via Gitomasi. In quel caso lì Facebook farà vedere la pubblicità solo alle persone che sotto il satellite si trovano in quel momento in quella posizione. Capite bene che è molto più efficiente di dover spendere centinaia di euro in più per mettere i manifesti in tutte le parti di Cosenza o fare la pubblicità in radio o in televisione, perché sicuramente beccate quelli che sono in via Gito Mazzi, però se fate una pubblicità sul tema beccate pure tutta Cosenza, Rai a Mare e via dicendo. Allora, che cos'è un e-commerce? Vende online beni fisici o servizi attraverso una piattaforma di e-commerce abilitata dagli acquisti. Che cos'è il traffico? Il brand promuove online il sito per ottenere maggiore traffico e visibilità online del proprio brand. Che cos'è il local? Promozione online di un esercizio commerciale radicato su una o più sedi. Queste le vedremo nel dettaglio. Allora, andiamo sul campo. Allora, possiamo andare su Google e scrivere Google Analytics e arriviamo qui. Da qui basta fare accedi oppure creare un account se non ce l'abbiamo. Adesso siamo entrati nella mia bacheca dove ci sono tutti i siti che io gestisco e per la quale ho i dati. Vediamo prima come si crea un sito da mettere qua sopra. Si va in amministrazione. Purtroppo si vede male per il proiettore. Cliccando qua sopra si fa crea nuova proprietà. Questo ovviamente è un lavoro che farà chi vi farà il sito web, quindi non sarà. Voi dovete più che altro imparare a leggere io. Creando nuova proprietà, lui ci chiede qual è il sito web, l'URL del sito web, la categoria merceologica, il paese e il fuso orario di partenza. Torniamo invece a quello che ci interessa e prendiamo come case study la Casa della Chiave. Allora, Casa della Chiave, questo qui è un negozio piccolissimo di Milano che abbiamo in carico con David. Come si riesce a togliere questa finestrella? Allora, è un negozio piccolissimo. E adesso andiamo a vedere le statistiche. Pur essendo piccolissimo, con David siamo riusciti a portarlo a livelli molto molto alti. Difatti, diciamo, come vedete in questo grafico qui della panoramica, è un sito web che raggiunge anche gli 800 visitatori unici al giorno, che è un bel po' di affluenza. Allora, fatta questa prima premessa, quindi giusto per capire di chi stiamo parlando, tutte queste cose che qui sono più tecniche, le saltiamo. La prima voce di menu che abbiamo è questa qui, in tempo reale, panoramica, e noi da qui abbiamo la possibilità, non c'è se sta parla brutta, se io mi zoom,
in pratica lui qua in tempo reale vi fa vedere le persone che sono attualmente sul sito e vi dice anche da dove si stanno collegando. Per esempio, attualmente sul sito della Casa della Chiave c'è un utente che viene da Teramo. Come ci ha trovato, ha inserito una parola chiave su Google che però non è stata definita, cioè Google non ce la vuole dare perché non stiamo pagando. Infatti c'è not provided. In realtà poi sono informazioni che sono comunque ricavabili all'interno di un altro menu che andremo a vedere. Ok, allora andiamo poi a quello che ci interessa. Pubblico. Ci vediamo una panoramica su. Abbiamo inserito questo. Allora, come potete vedere, Google poi fa vedere un grafico. I grafici sono molto importanti, molti di voi sono anche diciamo specializzati, quindi magari ancora non ne fate in inglese. Quindi io vado ad intercettare le persone che parlano in inglese. Li porto sul mio sito, ma poi sul mio sito si parla solo italiano. Quindi ho buttato giù soldi. Quindi per il momento lasciamo solo italiano. Diversamente clicchiamo su modifica e andiamo ad aggiungere tutte le lingue che vogliamo. Allora, strategia d'offerta. Quindi dobbiamo fare questa osservazione. Come funziona AdWords? Come abbiamo visto, lui fa anche sulla colonna di destra una classifica di siti che sono a pagamento. Come li distribuisce questi siti? Facendo un'asta. Cioè, lui l'asta la fa in tempo reale, quando una persona va a fare una ricerca, e vince non chi spende di più, ma vince chi supera una serie di parametri. Quindi, come vi dimostrerò, è molto probabile che se voi progettate una campagna fatta bene, state sopra un vostro competitor, spendendo anche la metà. Ok? Allora, lui qua adesso vi chiede, come vogliamo spendere i soldi? Cioè, quando è che vi vuoi pagare? Le opzioni sono queste qui, vi spiego le principali. Allora, voi gli potete dire, voglio massimizzare per esempio i click, quindi lui che cosa fa? Voi gli dite, in un giorno io voglio spendere 5 euro di pubblicità. Lui distribuisce questi 5 euro per coprire tutto il giorno e fa uscire l'annuncio solo quando statisticamente è più probabile che una persona ci clicca. Questo lo fa con una grossa mole di dati che ha. Perché magari lui ha riscontrato che le persone che cercano olio calabrese alle 9 di mattina poi non comprano. E quindi l'annuncio non ve lo può uscire alle 9 di mattina, lo fa tutti in automatico, lo può uscire già in orari in cui lui pensa che il prodotto venga acquistato. Ce ne sono molti altri, ma entriamo nello specifico molto tecnico. Vi dico queste altre due, c'è il CPC ottimizzato. Il CPC ottimizzato vuol dire che lo agganciamo al nostro sito che vende e gli facciamo dire, fa uscire il mio annuncio solo quando pensi che un utente sia potenzialmente interessato direttamente all'acquisto, cioè che non voglia curiosare, ma voglia direttamente comprare. Tramite i suoi dati statistici Google lo può fare. Oppure il CPC manuale, cioè noi gli specifichiamo direttamente quanto vogliamo pagare a click, gli possiamo dire 1 euro, 2 euro, 3 euro. Allora, solitamente quella che viene, se non facciamo monitoraggio, è la massimizzazione per i click. Invece se facciamo monitoraggio perché abbiamo l'e-commerce, andiamo a scegliere il CPC ottimizzato, basato sulle conversioni. Infatti lui mi dice che la strategia dell'offerta non è attualmente disponibile perché non abbiamo installato le conversioni sul nostro sito che neanche li abbiamo installato. Quindi attualmente il CPC utilizzato non funziona. Utilizziamo questa qui. Allora, io gli dico, lui ci chiede quanto sei disposto al massimo a pagare per ricevere un click su Google e noi gli diciamo 1 euro. Lo fa al massimo, non è detto che noi andremo a pagare al massimo, stiamo dicendo che siamo predisposti al massimo a pagare 1 euro. Se ci sono persone che offrono di più, ce ne usciamo fuori dall'asta. Funziona così. Poi ci chiede quanti soldi vogliamo spendere al giorno, per esempio partiamo dai 5 e poi man mano se le cose vanno bene andiamo incrementando con un approccio bottom up. Quindi partiamo dal piccolo, aumentiamo, quando vediamo c'è un punto di non ritorno sostanzialmente
per il quale spendendo di più la campagna non diventa più efficiente perché i margini di guadagno restano fissi, cioè abbiamo esaurito il target di clientela che abbiamo trovato. Poi qui possiamo aggiungere altre informazioni. Ogni volta che cliccate su questo qui si apre una finestrella e vi potete mettere per esempio un indirizzo consigliato se siete un'azienda locale, per esempio un bar, una discoteca, eccetera. Aggiungere altri link, per esempio prodotti, dove siamo, contatti, termini di vendita, il numero di telefono. Soprattutto consigliato invece non a chi fa e-commerce, ma a chi ha uno studio professionale, per esempio un architetto o un avvocato, è inutile che ti faccio, cioè, non ho un prodotto da farti vedere sul sito. Ti metto direttamente il numero di telefono se sei interessato, mi chiami. Come? Allora, l'agriturismo ci vorrebbe, però per un agriturismo è più importante che le persone compilino un modulo sul sito di richiesta contatti piuttosto che una telefonata. Perché inviando un modulo di richiesta contatti ti resta un indirizzo email che poi potrai riutilizzare per fare le tue campagne di pubblicità. Quindi non vai a perdere un contatto. Estendi i miei annunci con script strutturali che sono quelli che abbiamo visto in reach test dell'ultima puntata. Allora, abbiamo perso fare zoom meno. sì, il problema è Macchina Windows. quindi rifacciamo salva e continua. Perfetto. Adesso lui mi fa, noi abbiamo creato la campagna, che è olio. Adesso dobbiamo creare gli annunci, cioè quelle cose che voi avete visto prima uscire nei risultati di ricerca. Creare un annuncio è estremamente importante perché faremo adesso una cosa che viene definita B-test, ovvero gli sottoponiamo due annunci molto simili e noterete come basta anche un accento, un apostrofo, ho un punto esclamativo in più per farvi risparmiare tantissimi soldi e rendere quindi la campagna estremamente efficiente. Allora, vediamo più o meno le linee guida. Come chiamiamo questo gruppo di annunci? Il gruppo di annunci lo chiamiamo 050. E facciamo il titolo e mettiamo innanzitutto tanto più mettete il nome del prodotto che le persone andranno a cercare all'interno di queste righe qui, tanto più avrete un punteggio di qualità superiore, quindi pagherete di meno. Quindi, se noi già andiamo a mettere olio calabrese mezzo litro, troppo sì, mi dà meno uno, non entra. E quindi dobbiamo andarci a divertire facendo. Ok? E man mano che voi scrivete lui ve lo va a comporre qui, in modo da vedere come uscirà alla fine. Prima riga di descrizione, ci possiamo mettere olio, quindi ripetiamo un'altra volta la parola olio, di calabria, giusto per non ripetere calabrese, calabria bio, lo mettiamo maiuscolo perché è un acronimo. È molto, da molta più visibilità. Di altro, vabbè,
un'altra cosa che tira tanto sono gli sconti, quindi se voi sollecitate mettere sconto 20% prima acquisto. E Giulia sta facendo così. Poi lui vi chiede l'URL del vostro sito, per esempio www.oliviaolic.it, e poi invece l'URL dove volete che l'utente atterra. Un altro errore che arriva. E un altro errore che viene commesso spesso e volentieri è che le persone mettono nell'URL, cioè io clicco dove devo arrivare, non devo arrivare nella home, ma devo arrivare nella pagina del prodotto. Ok, quindi ho la mia scheda dell'olio da 0,50 e le persone devono arrivare lì. Quindi io qua ci metterò, per esempio, il mio sito sarà olio 0,5, sarà fatto così. Loro vedranno questo qui, oliviaolio.it, senza vedere tutto quello che c'è dopo, ma in realtà arriveranno qui, quindi su olio 0,5. Perché questo qui? Perché se io, utente, sto cercando l'olio da mezzo litro, è inutile che io lo rimandi in home per fargli vedere tutto il catalogo, io sto già cercando quello da mezzo litro, quindi lo faccio arrivare direttamente sulla pagina dell'olio da mezzo litro. In quel momento lì ho già tagliato un passo di vendita, un passo di processo di vendita. Io ho già tagliato un passo, lui arrivando sulla scheda, premendo solo una volta acquista, si è potuto già comprare, insomma. Ok, senza dover andare a fare la ricerca di raggiungere l'obiettivo. Adesso qui viene il divertimento. Noi qui gli dobbiamo dire quali parole chiave devono inserire gli utenti per trovare, per far comparire il nostro annuncio. Allora, spesso e volentieri le persone vanno qui e scrivono, oppure Google stesso te lo suggerisce, olio calabrese. Ok? Quindi le persone sono convinte di fare questo qui. Se io metto olio calabrese qui, quando le persone vanno su Google e scrivono olio calabrese, il mio annuncio compare. È verissimo, succede. Il problema è che succede anche con altre parole che con me non c'entrano niente, ovvero. Se io utente vado su Google e scrivo l'olio calabrese fa male, punto interrogativo perché mi voglio documentare sull'olio calabrese, il mio annuncio compare. Ma difficilmente andrò a vendere l'olio calabrese ad uno che già ha differenza verso l'olio calabrese. Quindi sostanzialmente dobbiamo essere bravi anche a scrivere qui le parole. Per esempio, se io a questo qui gli metto gli apici, così, l'annuncio andrà a comparire solo quando una persona effettua esattamente quella ricerca, scrive proprio olio calabrese e basta, oppure quando ne scrivo un'altra e ci posso mettere online, perché molti vanno a mettere olio calabrese online, quindi mi esce esattamente questo qui. Se io non ci metto le apici, una persona va a scrivere su Google truffa dell'olio calabrese online, questo ci potrebbe essere stata truffa, esce anche il nostro sito. Con ovviamente uno sputtanamento legato al fatto che il nostro sito è uscito in una chiave di ricerca dove si parla di un problema, di una truffa piuttosto che di un processo di vendita. Altre tecniche sono queste qui. Io posso dirgli a Google di comparire quando esistono determinate parole e poi quello che vuole. Ad esempio, se io ti metto più olio più calabrese, sostanzialmente gli stiamo dicendo fai uscire l'annuncio quando una persona va nella URL, nella chiave di ricerca, ci va a mettere olio calabrese e poi qualsiasi altra cosa, anche truffa in questo caso, solo che ve lo devo spiegare, quindi ce lo dobbiamo. Però ovviamente la potete fare molto più estesa. Potete fare olio calabrese online e mezzo litro. Il vostro annuncio si attiverà, quindi andrete a sottoporlo, a partecipare alle aste, solo quando una persona andrà a scrivere olio calabrese nella tutta la URL, ci sarà olio calabrese online mezzo litro, ok? Magari poi ci scrive spedizione gratuita,
Il vostro annuncio si attiva ugualmente, perché l'importante è che ci siano queste parole. Poi ce n'è un'altra che con le parentesi. Grazie. Dove voi gli dite che questa parola chiave deve comparire esattamente in quest'ordine e che può essere seguita o preceduta da altre parole. L'importante è che nel mezzo ci siano esattamente questo ordine qui, o le calabrese o l'altro. Invece se voi sulla prima qui che vi abbiamo imposto, su questa non compare, anche se abbiamo qualcosa dopo, perché qui abbiamo detto esattamente solo queste tre parole. Qui invece li stiamo dicendo, l'importante è che ci sono queste tre parole in questa stessa fila, poi tutto quello che avviene non ci sono problemi. Mentre la differenza con il valore più è che li stiamo dicendo, ci devono essere esattamente questi tre valori, però l'ordine può essere come vuoi tu. Cioè uno può andare a cercare anche compro online l'olio calabrese da mezzo litro. E il nostro annuncio si attiva ugualmente. Ok. Fatto questo qui, facciamo salva e passa alla fatturazione. Sì, qualcosa ovviamente il sito non esiste. Infatti qui dovrebbero comparire anche dei suggerimenti in tempo reale, perché quando voi mettete l'indirizzo internet qui, facciamo un esempio, mi sta caricando, è entrato sul sito e si sta prendendo già le parole chiave che lui suggerisce. Ovviamente siccome noi gli abbiamo dato Olivia Oli che non esiste, si inghippa. Inviare a chi ha navigato su certe landing page. Sui vostri siti web potrete mettere dei script nascosti che vengono dai pixel che non fanno altro che catturare dei dati informativi su di voi. Esempio. Quando andate su alcuni siti vi esce, non potete vedere il sito perché vi esce un banner grande dove dice per esempio metti mi piace sulla pagina o installa l'applicazione, le cose più che ti sparte. Quando fate quell'operazione lì voi state trasferendo i vostri dati al proprietario del sito per poter vedere quel contenuto. Inviare email a chi ha acquistato o non ha acquistato, cioè sostanzialmente noi che cosa dobbiamo ricavare? Dobbiamo ricavare una lista di mail che non deve essere statica, ma deve mutare nel tempo. Quindi noi partiamo da una lista di mail, facciamo un esempio. Invio la lista e successivamente scopro che alcuni hanno cliccato e altri no. Quindi già io queste qui le divido in altre due liste, successivamente magari provo a mandare direttamente a loro e vedo che cosa succede. Poi faccio un monitoraggio e vedo che tra le persone che hanno cliccato il 50% va sull'olio e l'altro 50% va sui baccheri. Quindi mi faccio altre due liste e quando io avrò una promozione legata per esempio ai barattoli, gli vado a mandarla solo alle persone che in precedenza nelle precedenti mail hanno cliccato sul barattolo perché potenzialmente non sono interessato a lui. Individuare uno o più criteri comportamentali in base a cui raggruppare i propri contatti, quello che abbiamo visto. Allora, se voi mandate l'email tramite il vostro browser, il vostro client di posta come Thunderbird o Outlook, no. Il problema qual è, lo vedremo fra poco, che voi siete convinti di mandare l'email. In realtà
i vostri indirizzi di mail sono per utenti normali. I Gmail, Aruba e altri provider che vi forniscono il servizio cosa fanno? Quando vedono che voi cominciate a mandare 100 mail al giorno, tutte le mail che eccedono questo numero lui le tronca, le elimina. Non è che vi dice guarda che ti ho eliminato le mail. Voi siete convinti di averle mandate, in realtà l'utente non le riceve, semplicemente. Quindi ha un costo, la risposta è sì, ma ha un costo molto 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 basso. Perché ha un costo? Perché bisogna dotarsi innanzitutto di un server dedicato, con un indirizzo IP dedicato, che è stato programmato per fare indirizzi email che non abbia nessun tipo di filtro. Il costo è intorno allo 0,0001 euro a email, quindi pochissimo. Diciamo che mandare 25-30 mila email vi costa intorno ai 30 euro. Questa qui è la spesa. Con 25 mail ne fate di danno. Allora, facciamo qui un esempio. Questa qui è stata una campagna mail dove in questa colonna qui abbiamo mandato un'email a indirizzi che non sono stati segmentati, quindi non profilati, presi sul web a cavolo. Mentre qui invece ci sono quelli che abbiamo preso utilizzando gli strumenti che vi ho detto prima, quindi con le book, eccetera. Guardiamo che cosa succede. Quando inviamo circa 5.000 email, il 50% apre l'email che voi inviate e l'11,70% ci clicca sopra e quindi entra sul sito. Invece su quelle non segmentate, solo il 5% apre l'email e lo 0,60% va a cliccarci sull'action button, quindi va ad aprire il processo di acquisto. Ovviamente più aumentiamo, prendiamo direttamente l'estremo, maggiore a 100.000 email inviate, abbiamo che il 13% di questi vanno ad aprire l'email, l'1,10% ci clicca sopra e qui siamo estremamente bassi, il 3,50% la apre e lo 0,20% ci clicca sopra, quindi pochissimo. Il discorso quindi è: dovete sempre cercare di avere un listario di persone che siano realmente interessate al vostro prodotto, cioè non pensate di tanto più mando, tanto più le risposte, tanto più le persone. Sì, quando arriviamo a grossissimi numeri, statisticamente si riduce, tra l'1% su 100.000 è lo 0,20. Se io parlo di un prodotto che costa 5 euro, vuol dire che magari in questo modo qui avranno comprato 7-8.000 persone in più rispetto a queste qui. Su un prodotto di 5 euro, per ti conti insomma quanto hai perso. Allora, quindi mandare meno email ma di interesse, segmentazioni in base alle informazioni che si hanno, in base al comportamento. I destinatari che ricevono email poco interessanti smettono di aprirle e il database non risponde più. Ovvero, anche se voi vi siete fatti un listario di email di persone che sono interessate al prodotto, ma gli mandate sempre la stessa email, alla fine loro si stancano e vi annulleranno, si cancelleranno, oppure semplicemente non guarderanno più la vostra mail. La strategia qual è? Quella di creare una linea editoriale per le mail, ovvero dire: io lancerò un'email una volta al mese, un giorno, un mese provo questo prodotto, un mese quest'altro prodotto, un mese quest'altro prodotto, insomma che ci siano contenuti sempre nuovi in modo da non distogliere l'attenzione alla parte del prodotto. Da ogni email che mando, ogni newsletter che mando, devo apprendere qualcosa di nuovo, il focus group. Ovvero, se io oggi mando l'email a 10.000 persone, gli sottopongo solo il prodotto di olio da mezzo litro e ci cliccano il 5%, quel 5% me lo vado a prendere, mi creo un'altra lista e la chiamo persone che sono interessate al barattolino da 5 litri, o da 0,5. Errore più comune, email non decifrabili. Questa qui è una campagna di Fastweb, anche i grandi fanno cavolate. Questo qui era come Fastweb vedeva
l'email che stava per mandare ai 100.000 utenti che avevano il suo indirizzo. In realtà gli è arrivata così. Perché? Perché chi gli ha fatto la campagna mail sostanzialmente ha messo tutte le immagini in allegato e molti provider di servizi, anche molti client, te li bloccano. Quindi sostanzialmente la persona ti arriva una cosa del genere, non ci danno niente, la butti e la gestisci subito. Oltre il 40% degli utenti internet ha il download delle immagini di stabilimento. E di conseguenza la vedono in questo modo. Quindi anche progettare un'email non è una cosa banale. È sufficiente comunque rivolgersi a un webmaster o a un grafico che mi faccia un'email, un'impostazione grafica, e poi dovete solo cambiare il testo. Altro esempio è questo qui, loro convinti di mandare così, in realtà arrivava così. Questo è un altro, convinti di mandarla così, in realtà arrivava così. Questa l'ha fatta perché sostanzialmente aveva creato una mega immagine e pochissime righe di testo, quindi ti arriva in vuoto e pochissime righe di testo. Ed era un'azienda che faceva così. Allora, le buone norme sono uso limitato delle immagini, però con cosa è successo prima? C'è stato un uso limitato delle immagini, per esempio una sola immagine, però l'HTML, il codice con cui è stata creata l'immagine, è stato sbagliato. Vabbè, poi entriamo nel tecnicismo con colonne percentuali, a voi non interessa. Questo qui è un altro esempio. Anche qui gli errori sono molto simili, vedete, credete di mandare un elemento, in realtà non arriva. L'errore più grave è questo qui, non avere una strategia. Strategie: mandare email indistinte a tutto il proprio database serve a poco. Occorre individuare una strategia che crei un percorso da far compiere all'utente. Quindi voi dovete mandare, stai vedendo, delle mail che ti consentono di avviare un processo di acquisto. Non deve essere solo: ciao, questa è la mia nuova azienda, è nata oggi, se ti va vieni a trovare. È una cavolata. L'utente va convinto poco a poco e accompagnato verso lo scopo del nostro sito. Allora, più o meno il grafico è questo qui, a cui dobbiamo sottostare. Abbiamo dei contatti, è già cliente, sì, quindi già cliente, non gli mandiamo email, non lo stesso. Andiamo a avviare un processo di lead generation, quindi di newsletter mensile. Allora, poi facciamo? L'apre, le persone che aprono il sito, la persona apre il sito, sì, arrivo qui, clicca sul link, sì, perfetto, allora io gli mando la brochure del prodotto. Lui cosa fa? Scarica la brochure, sì, dopo 7 giorni successivi gli scarico una success story, quindi gli arrivo qui e sono sulla brochure del prodotto. Arrivo qui e se lui mi ha aperto la brochure del prodotto, scarico la brochure, stiamo parlando di una brochure, ma potrebbe essere l'acquisto di un prodotto. E dopo 7 giorni cosa faccio? Lui si è dimostrato interessante, quindi abbiamo un caso di successo. Se abbiamo un caso di successo, arrivo qui e gli faccio una telefonata per vendere. Questo potrebbe essere un diagramma, non è detto che sia applicato. Nel caso in cui, per esempio, prendiamo una parte negativa, apre l'email, no, gli provo a mandare un'offerta particolare, se non ha aperto quella generale. La apre adesso? No. Faccio una telefonata silente. Sapete come sono le telefonate silenti? Vi è mai capitato che vi chiamano con un numero sconosciuto che non conoscete, rispondete in vuoto? Non vi risponde nessuno e mi chiudono. Quelle sono le telefonate silenti o ghost call. Sostanzialmente ci sono dei software, chi ha i call center, che vi chiamano,
solo per vedere se a quell'orario del giorno siete reperibili o meno. Se io faccio una ghost call a mezzogiorno, il giorno prima, esce fuori, voi mi avete risposto, perfetto, tizio Caio, a mezzogiorno è solitamente disponibile. Faccio vedere il numero di telefono dell'operatrice, il giorno dopo a mezzogiorno mi chiamo. Ok. Arrivo qui, abbiamo la persona interessata al prodotto, no, ha interesse per l'azienda, nel caso in cui non ha interesse per l'azienda, abbandono il video, lo cancello dalla lista. Nel caso in cui invece non ha partecipato alla newsletter, non ha aderito all'offerta particolare, non è interessato al prodotto ma è interessato all'azienda, ritorno al processo, rinvio un'altra volta la newsletter. Questa è più o meno una strategia tipo da utilizzare nell'invio di una campagna. Allora, concludendo, l'email marketing dà risultati molto interessanti se si manda l'email solo a chi gli ha richieste con contenuti di interesse. Occorre avere una strategia e spedire email comprensibili. Possiamo vedere adesso un case study reale. Così facciamo l'utile e il divertente. Andiamo a vedere una campagna di email marketing che con David abbiamo mandato ieri o l'altro ieri. Quale? Sì. L'altro ieri. Allora, io sto accedendo al mio server di posta. E noi sostanzialmente a breve dovremo fornire i dati statistici dell'invio della newsletter al nostro cliente. Allora, che cosa è successo? Che abbiamo mandato questo progetto, non si vede niente. Allora, abbiamo mandato 1785 email. Aspettate che vi faccio vedere tutto il grafico completo. Ok, allora noi abbiamo mandato 1785. Di queste, quante sono state correttamente ricevute dagli utenti? 1445. Perché c'è questo gap di persone che non le hanno ricevute? Perché spesso e volentieri ci sono caselle che non esistono più o caselle che sono piene di posta, quindi non è più possibile inviarci nessuno. Ci ritorno indietro un'email dove c'è scritto mailbox exited. Poi scendendo giù abbiamo quante persone hanno aperto l'email, sono 583. Quante persone hanno cliccato sull'action button che ci eravamo proposti, in questo caso era la presentazione di un video, sono 123. Poi i bounce sono quelle persone invece che non li hanno ricevute perché motivi vari legati più che altro a un discorso sistemistico, cioè perché o il loro server in quel momento era in down, tante altre cose. Quanti invece si sono disiscritti dalla nostra lista sono 0. Scendiamo giù e vediamo. Eccoci, purtroppo si vede un pochino la porcheria. Allora, puoi già comunicare, la statistica sarà sicuramente, diciamo, una cosa nuova. Che cosa si dice? Questi qua sono i grafici, lui qua ci dice che abbiamo un minimo di 400 visite, più o meno un picco che si gira intorno alle 800 visite al giorno. Però
per esempio, guardando questo sito qui, noi possiamo vedere che ha un andamento abbastanza ondeggiante. Perché questo qui, noi ce ne andiamo col mouse sopra, qui, punti fa scendere per esempio, e vediamo che è domenica, 8 maggio. Poi ce ne andiamo su quest'altro picco e vediamo che è domenica 15 maggio. Che cosa esce fuori? Che di domenica i picchi sono sempre inferiori. Quindi c'è meno persone propense, sono meno persone propense ad acquistare il nostro prodotto. Perché c'è utile questa informazione? Perché nel momento in cui io voglio lanciare una campagna pubblicitaria, che può essere l'invio di un'email, oppure una campagna pubblicitaria sui social o altro, devo sicuramente evitare la domenica. Perché se vi arriva per esempio un'email al tipo la domenica, non la vedrà la domenica, ma la vedrà lunedì, però sarà già in coda rispetto a tutte le altre che sono arrivate durante la notte, il giorno di domenica, tra cui molto spam. Quindi noi ci andiamo a trovare per esempio i giorni salienti, che sono il lunedì, questo sarà anche il lunedì infatti, e anche il lunedì. Quindi il giorno migliore per la casa della chiave, quindi che vende sostanzialmente duplica chiavi, per la casa della chiave per lanciare le sue campagne pubblicitarie è il lunedì. Ovviamente poi vedremo che noi vedremo le campagne di email marketing, il lunedì per noi vuol dire che le mail dovremmo consegnarle comunque la domenica notte, in modo che il lunedì alle 9 appena l'utente si siede al computer dell'ufficio, scalzato perché è lunedì, la prima email che deve vedere è la nostra, ok? Cose che vedremo. Scendiamo giù e lui ci dice che nel periodo che va dall'1 maggio al 31 maggio questo sito ha fatto 13.486 visitatori, ha 11.729 utenti unici e sono state visualizzate 52.107 pagine del sito. Scendendo ancora sappiamo che ogni persona si va a visitare 3,86 pagine per ogni visita che fa. Ci resta in media 1 minuto e 38, che è un ottimo risultato perché in media un utente resta tra i 40 e i 50 secondi sul sito. La frequenza di rimbalzo vuol dire quando un utente entra sul sito, non gli piace ed esce subito, quindi è rimbalzo. E ci dice che solo il 2,51 degli utenti che entrano su questo sito riescono subito. Nuove sessioni vuol dire quanti sono gli utenti che prima non conoscevamo, cioè per la prima volta che guardano quel sito web, sono l'85,64%. Scendendo giù ci dice qual è la lingua degli utenti, abbiamo il T, questi due vedeteli insieme, anche questi due vedeteli insieme, e sostanzialmente ci dice che il 92% dell'utenza proviene dall'Italia, come giusto che sia. Poi possiamo vedere il paese di provenienza. Il 94% viene dall'Italia, abbiamo visto dagli Stati Uniti, Svizzera, Germania, Francia, Brasile, United Kingdom, Russia e Spagna. Possiamo addirittura andare a vedere le città. La prima città ovviamente è Milano, segue successivamente Roma, vedi David, possiamo fare il francese. Segue Roma, Notset sostanzialmente sono i dispositivi mobili, perché se una persona si collega a internet tramite smartphone ma non ha il GPS attivo, Google non è in grado di rilevare la propria posizione e quindi gli dà il Notset, quindi il 4,56% delle persone ha il GPS spento, sostanzialmente naviga tramite. Poi abbiamo Napoli, Torino, Bologna. Sono anche navigazione in incognito, va a finire lì dentro? No, navigazione in incognito no, perché lui si va a prendere l'indirizzo IP. Vede comunque la posizione. L'indirizzo IP è comunque esce poi Bologna, Firenze, Boston, Palermo e Catania. Poi da qua possiamo vedere che browser viene utilizzato. Il 50% dei visitatori utilizza Chrome. Il 22,87% usa Safari, Internet Explorer, Firefox, Android, eccetera. Perché sono importanti queste informazioni? Perché quando noi ci andiamo a fare un sito web, dobbiamo essere sicuri che si veda bene su Chrome. Poi lo controlliamo su Safari, su Internet Explorer, su Firefox. Se magari ci fermiamo perché
anche se perdiamo poi un 5-6% di visitatori, è trascurabile. Però ovviamente dobbiamo stare attenti ai primi. Possiamo addirittura vedere che sistema operativo utilizzano i nostri utenti. Il 42% utilizza Windows, il 30% utilizza Android, circa il 20% iOS, poi il 3% Macintosh, Windows Phone, Linux, BlackBerry, addirittura c'è 0,01, questa è una persona sola, che fa una lista dalla PlayStation. Fornitore di servizi, addirittura vi dice gli utenti che fornitore di connessione hanno in casa. Allora, la prima su Milano è che ci dà il 9,44%, Wind Telecom Comunicazioni. Non è la Wind, ma è Telecom Comunicazioni, la Telecom. Che va sommata a questa qui, Telecom Italia SPA, TIM Easy Light. Sostanzialmente differiscono perché sono per ogni tipologia di tecnica di connessione. Telecom apre una società, se vi dà la fibra c'è una società che vi dà la fibra, se invece il doppino classico c'è un'altra società, c'è. Segue 7,26% IP range assigned, questi qui sostanzialmente sono degli hotspot gratuiti che vengono puniti a Milano, ce li hanno, noi non siamo più indietro. Poi abbiamo delle UMTS company, quindi con ci può stare Vodafone dentro e altri. Il 6,37% c'è Fastweb, ritorna Telecom Italia con un altro tipo di servizio, TIM, Wind, eccetera. Da mobile vediamo che sistema operativo viene utilizzato. Il primo è Android. Questo è anche un dato molto interessante, perché fino all'anno scorso il primo sistema operativo era iOS, cioè c'erano molti più dispositivi Apple anziché Android. Questo dato in un anno solo si è capottato. Perché ci viene utile questa cosa? Perché noi possiamo anche decidere di fare un app della nostra azienda. Se magari abbiamo delle risorse limitate, possiamo decidere di fare una sola app e dobbiamo decidere se farla per Android o per iOS, perché sono due tecnologie diverse. In questo caso andiamo qui, ci guardiamo le statistiche, vediamo che la stragrande maggioranza utilizza Android e quindi commissioniamo la realizzazione di un'app basata su Android piuttosto che su iOS. Ok. E questa era solo una voce di tutto il papellino che c'è. Andiamo un pochino sotto, i dati democratici li abbiamo visti, Acquisizione. Allora, per acquisizione ci viene a dire da dove stiamo prendendo le visite sul nostro sito. Da qui vediamo che il 76,1%, che è questo qui blu, viene da ricerche che le persone fanno su Google, quindi capite bene come è importante stare nelle prime posizioni di Google. Successivamente la parte verde è diretta, cioè persone che vanno sul browser e scrivono direttamente il sito web dell'azienda. I referral sono altri siti che ci mandano visite e il giallo sono i social. Giù, qui vediamo un pochino più nel dettaglio e adesso possiamo passare ad esplodere queste informazioni. Allora, sorgentemente qui ci dice che l'85,97% di persone vengono da ricerche fatte da Google, seguono poi con l'87%, no, queste sono le sezioni, ma questo qui è tanto, il 21% viene direttamente inserendo Google sul browser, altre persone vengono perché hanno utilizzato il motore di ricerca Bing, altri Yahoo, altri Facebook,
M sta per mobile, quindi Facebook da mobile, Facebook normale e altri siti arrivati. Qui non ci interessa, andiamo a vedere i social. Qui invece ci dà le informazioni per quanto riguarda i social network. Qui ci dice che per quanto riguarda il settore dei social network, il 94,94% proviene da Facebook, segue Twitter, LinkedIn e Blogger. Conversioni, su questo sito qui attualmente non sono pianificate delle conversioni perché non è un e-commerce sostanzialmente. Sul vostro e-commerce invece potete pianificare le conversioni. Questo è uno strumento veramente molto bello, cioè voi in pratica gli dite: voglio che come obiettivo venga definito l'acquisto di un prodotto. Quindi ogni volta che viene acquistato un prodotto, voi gli date anche un valore medio oppure il costo vero e proprio del prodotto. E lui ogni volta che una persona compra un prodotto vi fa salire qui il grafico delle conversioni. Quindi vedete quante persone comprano. Perché è importante? Perché poi voi potete incrociare questo dato con gli investimenti che state facendo. Quindi se io per esempio pianifico un mese di lavoro e dico dall'1 di maggio al 31 di maggio voglio spendere 1000 euro in pubblicità. Butto sti 1000 euro e lui alla fine dei conti mi dirà quanto ho fatturato. Facendo poi dovuti calcoli sappiamo se spendere 1000 euro ci è convenuto o meno. Abbiamo inviato 1786, di queste sono state inoltrate all'80,96%, l'anno aperta il 40,39% e l'8,51% ha cliccato. Vuol dire un valore piccolino l'8%, perché è di successo. È di successo perché quando ad un'email sopra il 2% cliccano sull'action button è già una campagna di successo. Con l'8% siamo abbondantemente avanti. Ok. Allora, ci facciamo un'altra mezz'oretta? Allora, direi che possiamo approfondire il discorso del mail marketing. Facciamo così. E vi mostro cosa si usa per mandare campagne professionali. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno di un software che è in grado di tenere, di poter gestire diversi listati mail. Uno tra questi si chiama Sendcaster. Allora, Sendcaster è un software molto molto semplice che vi consente di creare indirizzi email, programmare l'invio di un indirizzo email, creare delle mail abbastanza accattivanti e molto altro ancora, anche delle statistiche. Ovviamente Sendcaster è il programma che voi installate sul vostro computer, avete sempre bisogno di un server di posta professionale. Uno tra questi due l'abbiamo appena visto, uno di questi si chiama .smtp. Perché abbiamo bisogno di un server web professionale? Perché come vi ho spiegato, voi siete sicuri di inviare tante email, in realtà non ne state mandando nessuna. Con questi invece qui potete vedere anche il grafico che mettono loro.
questo è già bonaria. Con SMTP gratuiti si arriva al 71%, con altri SMTP al 82%, utilizzate il loro servizio, ovviamente chi ha con il loro mulino si arriva al 99%. Comunque sia, non pensate di mandare email utilizzando il vostro client di posta, a meno che non siano 50-60 indirizzi. Almeno non fate l'errore di mettere tutti gli indirizzi in CC, perché poi quando lo mandate ai vostri clienti, tutti i vostri clienti possono vedere gli indirizzi degli altri che li avete inviati, che è una porcheria assurda. Se volete farlo potete fare in A, mettete il vostro stesso indirizzo e tutti gli altri indirizzi dei clienti li mettete in CCN, quindi copia carbone nascosta. In questo modo a tutti i vostri clienti arriverà l'email, ma non possono andare a vedere gli indirizzi email degli altri utenti a cui li avete inviati. Allora, facciamo una guida al direct marketing, così ci passiamo questa mezz'orettina e concludiamo. Quanti tipi di newsletter esistono? Cosa posso fare con l'email marketing? Quali gli strumenti necessari per la demo, quindi per l'invio di email marketing? Quali i requisiti di un servizio di newsletter efficace? Allora, quanti tipi di newsletter esistono? Sono questi qua: i postcard, content newsletter, catalogo email e press release. Adesso li vediamo nel dettaglio. Postcard: sostanzialmente possiamo mandare un'email con una cartolina. Solitamente viene utilizzata dalle aziende quando si vuole mandare gli auguri per qualche festività oppure per far semplicemente conoscere la propria azienda. È una robetta tipo simile così, dove si manda una sola foto, all'interno c'è pochissimo testo e si fa un augurio oppure venici a trovare nel nuovo showroom o quello che viene. Content e newsletter. È ricca di contenuto testuale ed è sostanzialmente un'email informativa che inviamo all'utente con delle informazioni che possono essere tecniche o meno relativo a un prodotto. Diciamo che sono delle email che vengono inviate più che altro tra professionisti, dove ovviamente c'è la volontà di voler leggere una novità o una newsletter a carattere tecnico, non certo per vendere online. Catalog mail, questa invece è quella che consiglio. Se riesco a trovare la pena. Allora, per le newsletter, quella tipo è formata più o meno, non quella da tipo loro che sono bruttissimi, è formata più o meno così. Abbiamo titolo, il periodo in cui abbiamo inviato quella newsletter e i prodotti. Perché la dobbiamo inviare così? Perché voi per esempio potreste mandare: qui ci mettete l'olio da mezzo litro, qui ci mettete il vasetto e qui ci mettete la tanica da 5 litri. Guardando le statistiche poi potete capire che per esempio l'indirizzo merita tal dettaglio che ocio.gmail.it ha cliccato sul prodotto olio 05. Invece Picco Banco ha cliccato sul prodotto barattolini di olive. In questo modo voi andate poi a fare altre due liste di mail dove alla prima invieremo poi successivamente un'altra mail solo con l'olio da 0,5 e all'altra che aveva cliccato qua sopra gli andiamo a mandare direttamente le olive con il barattolo delle olive speciali. Altre mail sono queste qui, che è la press release, quando per esempio siete un giornale o un ordine di professionisti, andate a mandare una mail con delle leggi piuttosto che nuove normative. Allora, cosa posso fare con il mail marketing? Comunicare la nascita di un nuovo prodotto, aggiornare con le news le novità della tua azienda, inviare cataloghi e listino prezzi, promuovere sconti ed offerte speciali, inviare comunicati stampa, invitare ad eventi, conventi, fieri e manifestazioni. E ovviamente stimolare l'acquisto e favorire la fidelizzazione della clientela.
Allora, gli strumenti li abbiamo più o meno visti, sono l'indirizzo email ovviamente, template, cioè la grafica che compone un corpo mail, e un mail marketing software come Semblaster, che è quello che vi ho fatto vedere. Allora, quali sono i requisiti di un servizio newsletter efficace? La cosa fondamentale è che bisogna misurare i risultati, e lo possiamo fare sia tramite il server, quindi vedere le statistiche sul server di posta, oppure utilizzando Google Analytics. Di sopra vi dirà Google Analytics, vi dirà guarda che Tizio Caio è arrivato dalla mail che ha inviato martedì, ha fatto questo percorso qui, ha comprato o non ha comprato il prodotto. Puoi caricare un database di contatti e arricchirlo costantemente. Scusate il punto interrogativo, ma hai sballato poi il PowerPoint. Puoi testare diverse versioni della stessa comunicazione, puoi scoprire chi legge le newsletter, puoi scoprire chi ha cliccato su cosa, puoi sapere a chi non arrivano e risolvere il problema del server, puoi scoprire che client possa utilizzare i tuoi destinatari, puoi caricare tanti template e modificare. Allora, questo qui è un altro servizio, ma comunque vi ho fatto vedere quello che utilizzo io. La parte fondamentale è anche che si può fare così come su Google AdWords, anche con le mail frutta parecchio, è l'A/B test. Cioè, vi create due corpi mail quasi identici, magari in uno ci mettete un pulsantone verde e nell'altro ci mettete un pulsantone rosso che invitano ad acquistare il prodotto. Rimarrete piacevolmente sorpresi come basta cambiare il colore di un pulsante per avere effetti che sono diametralmente opposti. Questo perché anche l'occhio vuole la sua parte, ovvero ci sono degli studi per il quale per ogni categoria merceologica bisogna utilizzare dei colori e non utilizzarne degli altri, proprio perché psicologicamente l'uomo è più predisposto ad esempio effettuare degli acquisti con un determinato colore e invece a mettersi in emergenza con un altro. Esempio, il rosso è un colore che primordialmente nel nostro inconscio ci scaturisce un senso di allarme, infatti i segnali di pericolo che trovate sulle strade sono fatti in colore rosso. È stato scelto il colore rosso perché comunque ricorda il sangue e il sangue ricorda al nostro inconscio che ci possono essere delle problematiche serie, quindi bisogna stare in allerta. Ci sono invece dei colori che trasmettono tranquillità e serenità, come per esempio il blu o il verde, oppure ci sono dei colori che richiedono attenzione da parte dell'utente, come per esempio il giallo. Quindi questo qui per esempio è un semplice A/B test che è stato fatto cambiando solo il colore del pulsante con tranquilli. Era stato, mi ricordo se era blu e arancione, solo cambiando il pulsantino. E ovviamente vedete come c'è differenza tra le persone che hanno cliccato su una piuttosto che su un'altra, cambiando semplicemente il colore. Qui sono tanti altri servizi. Allora, utilizzando poi Google Analytics, nella parte di acquisizione, nel menu di acquisizione che abbiamo visto, lui vi fa uscire fuori questo grafico qui sulle mail, ovvero lui sull'indirizzo mail vi mette a fianco ad ogni prodotto che avete messo la percentuale dei clic che hanno ricevuto. Per esempio, qui ti dice, mandando queste mail, che il 5-6% delle persone hanno cliccato sul logo, il 5-45% hanno cliccato sulla versione web per andare sul sito, il 3% ha cliccato su questo orologio qui, il 27% su questo e il 30% su quest'altro. Quindi esce fuori che ovviamente voi che avete mandato le mail capite subito che questo prodotto qui non è più appetibile, nella prossima mail lo sostituite con un altro appetibile e magari questo prodotto qui lo togliete dalla vostra rete di internet. Allora, in conclusione, dati quattro tipi diversi di newsletter, l'email marketing può utilizzarli e combinarli in una sola strategia di web marketing.
il ruolo del direct marketing, ovvero dell'email marketing, sarà essenzialmente la fidelizzazione dell'utente e lo stimolo veloce all'acquisizione. Quindi quando è consigliato utilizzare l'email marketing? Quando vogliamo fidelizzare l'utente a mantenerlo sempre vicino alla nostra azienda. Ma oltre al confezionamento della singola newsletter, quindi template più testi e il suo invio alla mailing list, la fase fondamentale per efficaci campagne DEM è quella della misurazione dei risultati. Di ogni aspetto di questa attività può essere valutata l'efficacia, la mailing list, la grafica, i testi, le aperture, i click, tutto può essere valutato e migliorato per creare sempre di più una mail efficace del cliente. Un servizio DEM che ti consente di misurare i risultati è un servizio che ti permetterà di potenziare il tuo business. Ok, io direi che possiamo concludere. Perché se no, c'è un altro letto. Oppure c'è una cosina.